Puerto Rico, vi giuro. Cioè, ma della serie che Bella. è. E poi, oh, Cipro è Intanto saltata, metto perché giù la pasta che ero fuori casa, non sono riuscito neanche a mettermi il pasto. Arrivo. Intanto parla giusto che ti sento. Marco, comunque, non è la tua, ma sei mutande. Io ho mandato la registrazione, questa mi sa che la lascio. Questa mi sa che la lascio. Ecco, È no, ma troppo sembra bello. una geisha con il tutù. Sei bellissima quella maglia. Ma Marco è così, Marco è nudo. Sì, eccolo. Sei Vado lì. grande, grande. Sì, ma te l'ho detto che mi vesto solo per fare i podcast. La maglia solo della sua. Sì, esatto. Anche senza mutande, Io ho i figa. pantaloncini Madonna. quelli che mi arrivano tipo mutanda, però sono pantaloncini proprio. Quelli aderenti per fare gambe, tra virgolette. Non sono aderenti, però sì, aderenti non riuscirei. Oh, comunque vi dicevo, avete visto che è stata da Cipro? Sì. Ecco perché l'Italia hanno accorpato tutte le gare ogni weekend. Adesso ce ne sono quattro ogni weekend, ecco Ma perché. Cipro è saltata, Sì, vero? per il discorso mister Covid. Ma allora, io già avevo sentito delle voci che dicevano che era impossibile, ma proprio da un punto di vista burocratico, che era impossibile arrivare alla parte nord di Cipro. E quindi dicevano che si poteva arrivare alla parte sud, ma poi dalla parte sud alla parte nord ci sarebbero stati dei problemi dal punto di vista burocratico per il Covid, e che si sarebbe aspettato più avanti per decidere se appunto sta gara si Ah, sarebbe no, fatta no. oppure no, ma tutto in base a quello, infatti poi alla fine è saltata. Ma poi, raga, mi dicevano tutti i pro che andranno a Puerto Rico con scalo proprio a Londra. Aspetta, Giuseppe, sto registrando, quindi non Sì. Ah, partite con... Ok, per dire. ok. Sì, dicevo, tutti i pro che andranno alle Bahamas con scalo a Londra, stanno lamentando del fatto che stanno saltando tanti voli di scalo a Londra, è un casino. Anche Infatti, tanti mi paura. ragazzi che dovevano andare alle Bahamas, storicamente, hanno fatto saltare tutto proprio per questo motivo. Io sentivo Daniel Leone, mi ha detto che Sì. aveva già prenotato 3-4 voli e hanno continuato a cancellarglieli. Ah, esatto. Infatti c'è comunque Muzzi, la Figure Pro di Masucci, comunque stessa cosa, stanno saltando tanti voli e alla fine si spera bene, facciamo le corna, cioè, perché veramente sono Perché il pochi. problema è che qua si stanno sigillando per sta cavolo di variante indiana, perché adesso hanno loro, noi dovevamo riaprire tutto quanto il 21 giugno, adesso hanno posticipato al 19 luglio, Ok. perché qua l'obiettivo è quello di togliere la mascherina, quindi arrivare a togliere tutto e passare autunno senza restrizioni. Quindi di base il concetto è siamo un'isola, stiamo a posto, stiamo vaccinando tutti. Va bene. Ah, Quando certo. state come noi se ne riparla. Sì, ma ci sta, Ludo. Ma infatti, guarda, adesso Emilia Romagna è bianca. La Lombardia, se non sbaglio, Marco, dal Bianco, 14. non abbiamo più nessuna restrizione a parte avere la mascherina. Ma magari si vorrà arrivare anche con le mascherine a togliere, giusto? Teoricamente dicevano di luglio che forse si parlava di togliere la mascherina, però non lo so. Adesso toglieranno il coprifuoco, se non sbaglio, e quindi Non ci abbiamo sarà. più coprifuoco, sì, Perfetto. non esiste più. Se Mamma uno mia. vuole stare fuori fino a tutte le ore, resto fuori senza problemi. Perché? Io spero giusto che ci facciano muovere in autunno, perché io vorrei farmi qualche gara un po' in giro, perché qua in UK in realtà in autunno poi non c'è niente, ci sono tutte quelle estate, l'hanno pianificate. Ah, vero, cavolo. Esatto, Sì, quindi speriamo. cioè, allora, se è il terzo autunno che ci rinchiudono, hanno rotto i coglioni veramente, cioè va bene, avranno i loro motivi, però ragazzi, cioè, ci stanno della variante indiana e poi la variante di cui cioè, va benissimo, però... Ma Marco, Cioè, ma che cosa? così Adesso che ci vaccineranno tutti, poi non ci vaccinano tutti, sai che poi Covid non regge più, cioè alla fine poi la gente, ti dico, almeno io, poi mi direte voi, la gente si è veramente, passatemi i termini, rotta i coglioni, cioè adesso anche alle gare, sempre stupido, in Pro League, che comunque hanno fatto fare il tampone, giustamente, ma anche se non avessero fatto fare il tampone, l'aria che si respira, adesso Marco tu lo vedrai a Malpensa sta settimana, nel momento in cui ti controlli il braccialino, dentro, il pubblico, non stanno lì separatevi, cioè, la gente sia da parte dei controlli che da chi esegue le regole, cioè, se ne fottono, eh. ma tu guarda l'europeo, io sto seguendo tanto l'europeo di calcio, Ah, tu guarda il pubblico, ok, gli ingressi sono contingentati, ci sono 12, 13, 14 mila persone, ma ci sono dei gruppi che sono lì insieme, cioè, quindi tu puoi metterne anche 64 mila che metterai ieri presente in Ungheria. Io ho parlato oggi con il medico che mi ha fatto la medicazione, che lui è ungherese, di origine ungherese, e lui mi ha detto che in Ungheria hanno cominciato con il vaccino russo e cinese, molto tempo prima di quando abbiano cominciato in Italia, in Inghilterra, eccetera. E quindi si sono portati avanti tanto, rischiando, tra virgolette, appunto, perché erano ancora meno sicuri e meno provati, però hanno detto che adesso loro là sono
sono molto più free. Infatti hanno fatto questa partita tra Ungheria e Portogallo in cui c'erano allo stadio Puchka 64.000 persone pieno imballato. E vedi. Sì, teoricamente si punta ad arrivare a quello, però vediamo, perché sennò un altro inverno ancora così, cioè... No, scoraggiante. Io ho l'idea di allenarmi in casa, cioè veramente è la volta buona che mi riposo per un mese, perché veramente non... Ma è vero, ma Ludo, in Inghilterra c'è stato il 90% di casi in più di questa variante, tra cui indiana fondamentalmente, no? C'è stato un exploit però soltanto in alcune zone, però non esagerato, niente di esagerato. E soltanto, ti ripeto, in alcune zone spot in cui consigliano comunque di non andare, di non entrare, uscire. La Scozia, come al suo solito, subito ha chiuso rispetto alle queste zone. Però qua è molto sulla buona fede, cioè nel senso loro ti danno delle regole e si basano sul fatto che tutti le rispettano, quindi in realtà anche il lockdown, cioè ragazzi, non era lockdown come in Italia, cioè lockdown in Italia noi avevamo i carabinieri sotto casa che giravano, li beccavi che stavi col cane e tutto, ogni tanto ti fermavano della serie, ancora esci col cane? E io gli dico sì, è un Doberman, tienitelo in casa. E qua zero, cioè nel senso durante il lockdown noi siamo andati a vedere Sicilia, no? alcune case, alcune cose, abbiamo proprio girato tranquillamente. Eravamo giustificati perché potevamo, però non ci sono proprio controlli, quindi è Mamma molto più mia, ragazzi. tranquilla. Se abbia la noi diciamo che comunque sei già più abituato A a una rispettare. cosa Sì, così. no, il discorso è che loro rispettano, cioè nel senso non è che sono Esatto. loro rispettano, anche perché se ti scioccano a fare qualcosa che non devi fare, sono mazzate proprio pesanti. Sì. Esatto. Madonna. Per cui questo, però. Oh, senti, allora ragazzi, io ho preso un po' di domande e volevo partire con una, visto che abbiamo parlato del discorso agonistico, e su il Puerto Rico in particolare, tu Andrea, aspetta che la riprendo. Aia, aiuto, adesso mi ammazzo. I due Andrea, Road to Olympia, i top contenders di Arnold quest'anno. Gli Arnold, no, sono diverse domande. Comunque, partiamo con i due Andrea. Che cosa ne pensate per eventuali sbocchi per l'Olimpia, eccetera? Vai Giuseppe, tu che Allora, ti sei in dico prima io. linea. Allora, questo giro ho il piacere di lavorare con Andrea Muzzi. Ho visto Presti dal vivo a Malpensa, quindi vi posso dire da quello che ho visto. Allora, Musi non l'ho mai visto dal vivo, l'ho visto, però lo vedo ogni giorno, praticamente vedo più lui di mio fratello, quindi aiuto. Allora, sono due fisici completamente diversi, due persone che hanno avuto un anno completamente diverso, perché Presti ha avuto diversi infortuni alle gambe e infatti io in primis, dalle foto anche che circolavano sui social, l'avevo visto leggermente ridimensionato, soprattutto nel treno inferiore. Poi però mi sono dovuto ricredere, vendolo dal vivo a Mestre, era Andrea Presti veramente tanto denso, ma grosso e denso, ok? In più adesso ho visto anche delle foto, il treno inferiore. Allora, personalmente, opinione mia, ovviamente dal vivo poi le gambe non le ho viste, quindi prendete con le pinze quello che dico. Dalle foto non sembrano stondate come al solito e nel back... Il back è buono, gluteo femorale non ha quei solchi che di solito ai quali Presti ci ha abituato. Però ecco, impressione dalle foto, come sapete, rispetto al palco è un'altra cosa. Dal vivo, Presti, ovviamente vestito, sbracciato, è impressionante. Questo lo devo dire. Dalle foto, il treno inferiore appare non solcato come al solito, soprattutto nel back, e front, quelle sondature esterne del quadricipite. Io personalmente l'ho visto meglio in passato, io. Però ovviamente dal vivo c'è chi l'ha visto dal vivo, che ha calato giù le braghe, è mostruoso, almeno a livello di graniticità e tutto. Ora, per quanto riguarda Muzzi, fisico completamente diverso, ho sentito Andrea proprio ieri sera, mi ha detto che sono in anticipo di condizione rispetto a come erano a 10 giorni ad Alicante. A sto giro metteranno a posto delle cose circa la ricarica che l'altra volta è stata un po' pesante, perché gli è stato detto di mangiare un po' troppo anche da altri addetti al settore. A sto giro faranno di testa loro Mauro e Andrea, giustamente, e quindi la condizione è in anticipo e saranno attenti soprattutto col cibo sotto gara gli ultimi giorni per il discorso rigonfiamento addominale di cui comunque Muzzi,
e la bestia nera, quell'addome, io nel posing ne do qualcosa, è stata veramente una gatta da pelare pesante. Muzzi, per quanto mi riguarda, quadricipiti e braccia migliori a livello di rotondità, che sono secondo me i suoi muscoli più impressivi. Io spengo la parte intanto. Sì, nel back ti dico, a me piace. Gli abbiamo combattuto il gluteo, che secondo me, Andrea Muzzi, dovete sapere che è il muscolo più grosso tra la gamba è il culo, perché c'è un culo che fa provincia. Il posing combattendo il gluteo di back è migliorata molto di shape, solo che bisogna vedere se quella profondità muscolare, quella maturità che i giudici hanno richiesto dall'Alicante, adesso Mauro con la condizione l'ultima settimana gliela tira fuori. Io l'ho visto meglio, voglio vederlo però dal vivo, ovviamente on stage, e quindi vedremo. Vedremo perché Muzzi di schiena rispetto al front e al side per me peccava un pochino, ma secondo molti, un po' di maturità, profondità di schiena. Vediamo se in gara come arriva. Di sicuro arriva meglio di Alicante, quindi se ci saranno alcuni giudici che l'hanno già visto l'Alicante apprezzeranno. In più comunque Muzzi c'è da dire che si è fatto vedere di più di presto avendo gareggiato già l'Alicante, che era una gara importante, quindi arriva come, tra virgolette, italiano, non dico favorito, ma di sicuro più recente ad aver scoccato i palchi. Però c'è l'incognita Presti, che Andrea Presti porta sempre una condizione mostruosa. E quindi sai, è come avere, tra virgolette, una condizione esasperata di un Presti con l'incognita delle gambe, perché io sono curioso di vederlo, il discorso delle gambe di Presti, e poi un Muzzi più estetico, rotondo, con l'incognita del back, della maturità richiesta nel back. Quindi bisogna vedere chi dei due riuscirà a colmare meglio le pecche che hanno entrambi, ognuno, a ognuno manca qualcosa. Certo. Muzzi, ti dico, le cose che gli sono state chieste nell'ultima gara erano appunto più profondità di schiena, più controllo della mind section, dell'addome, nelle transizioni e proprio il posing, perché Muzzi, la prima volta che lo vidi nel posing, perdeva davvero tanti punti, ma in molte pose. Qua non parliamo di due o tre pose, qua parliamo di 8 pose su 12. E quindi è stato un lavoraccio, però sono molto contento. Poi sai, c'è da dire che è un test importante anche per me che ci lavoro con lui la prima volta. Di sicuro di condizioni l'ho visto più duro. Le foto non rendono. Questo lo dico però non del vero perché nei video già è molto più duro. La cosa che mi ha detto proprio ieri è che lui preferisce stare completamente a digiuno il giorno della gara, proprio per evitare, perché ha già quelle rotondità, ha molta rotondità Andrea, se mangia tutto va sull'addome. E infatti pensa che tutto il posing, ovviamente parlo della parte che mi compete, è stato incentrato sul controllo della mind section. Cioè, ti dico solo che gli ho creato il movimento Muzzi. Per tenere la mind section, lo fa solo lui al mondo. Io non ho mai visto un movimento per concentrarsi e tenere l'addome sotto controllo come quello che ho creato su Mood. Ho dovuto creare un movimento per tenere la mind section. Poi lui è uno molto emotivo, quindi, come diceva Mauro, lui ha paura del backstage, e quindi anche nel posing è stato cercare di dargli dei movimenti che lui sente suo, che lo rendono tranquillo, perché io poi lo dico sempre: sul palco ci salgono gli atleti, non i professionisti che li seguono. E di conseguenza è stato anche un adeguarsi. E Mauro, secondo me, quest'anno ci sta prendendo molto meglio le misure anche nella preparazione. Poi, sai, più gestisci una teta, meglio è. Quindi, sai, facendo un sunto, quindi sono due incognite: Presti il treno inferiore, Muzzi il treno schiena, quindi il treno superiore del centro schiena. Se chi metterà a posto queste due cose sarà il più forte, secondo me, perché sono due prodotti le mele contro l'arancia, sono completamente diversi. Uno più forte sulla condizione, l'altro più forte, però al contempo entrambi manca qualcosa. Diciamo che mettendoli insieme faremo un super atleta, solo che, ahimè, questa è un'utopia. Però ecco, sono veramente curioso. Infatti, poi vabbè, ti dico, non ci sto dormendo la notte, quindi speriamo bene, sto pregando. Però ecco, sarà una bella sfida. Però vedi, ecco, la cosa che posso dire è che molti in Italia malignano che i due c'è questa sfida, loro non ne frega un cazzo. Loro sì, sono molto tranquilli, sono molto pacioni, cioè anzi posso dire che la prima cosa che mi ha detto Presti quando mi ha visto nella hall dell'albergo a Mestre, cazzo Muzzi è migliorato tanto, la prima cosa che mi ha detto, quindi ma idem Muzzi, Andrea Presti l'ho aiutato nell'allenamento, tutto quanto, quindi i due comunque c'è un ottimo rapporto, questo per tra virgolette spezzare una lancia sulla fratellanza, perché in Italia ovviamente dire no dai questi si ammazzano non è vero un cazzo, perché i ragazzi No, sono tranquilli, no, quello è no, no. sicuro. Poi sarà ancora la prima uscita dell'anno, ci saranno altre gare e Esatto. quindi è un test importante sta gara. Io aspetto con ansia, vediamo un po' cosa succede. Vediamo, Poi c'è vediamo. sempre da dire che comunque è uno sport individuale, quindi è normale che se due possono volersi bene quanto vogliono, ovviamente, però quando ti trovi sul palco è moro No, fegato, no? infatti, scusami,
mor tua vita mea, nel senso, cioè, ovvio che se ti batto io sono contento, è uno sport individuale. Beh, se io preferisco dire, ok, chi preferisco che mi arrivi dietro se vinco? Un italiano con cui magari ho anche un bel rapporto o uno che viene dalla, che cazzo ne so, dalla Russia o il polacco di turno? Oggettivamente preferisco l'italiano, però di base è uno sport individuale dove la fratellanza arriva fino a quando si sta sotto il backstage, finché ci si aiuta a scaldarsi, dopodiché quando si è sul palco, che battaglia, non c'è bandiera, non c'è un cazzo, ci Ma sono Marco, rispetti. E ma poi punto, è ovvio, eh? Quindi per quello che tanti dicono, sì, c'è comunque la battaglia, c'è anche proprio la voglia di prevalere come miglior italiano, perché quello è certo. umano, eh? Se tu comunque affronti questo sport e non vuoi essere il migliore della tua categoria, o comunque in questo caso se si parla di Andrea, il migliore bodybuilder italiano, è ovvio che preferisco esserlo io che farlo essere a te. Quindi di base, anche se c'è un bel rapporto tu dal palco, in palestra, come teammates, però poi sul palco è una battaglia, ma deve essere così perché altrimenti uno ha sbagliato sport, cioè non è uno sport di squadra. Quindi, fine di Assolutamente. possono Ma poi essere Marco, compagni di team, ma io sono da solo sul palco. esatto, ma poi Marco, facci caso, la cosa tra virgolette bella in questo caso di un Mauro che definisce i due Andrea, che i due sono completamente diversi, almeno da quello che ho visto anche un Mauro nel backstage parlando così, cioè lui non parla mai dei due Andrea, lui parla, quando parla di Presti della serie con le problematiche di un Presti, quando parla di Muzzi con le problematiche di Muzzi, quindi è anche bello, cioè lui lavora per migliorare l'atleta Muzzi e l'atleta Presti, poi i due prodotti che erano sul palco al top e lì poi ovviamente si scanneranno sul palco, però è giusto che sia così, Com'è poi giusto che sia. Ci esatto, poi Mauro segue anche Theo Le Guerrier che è un francese molto bello sarà e pure lui, lui, no? esatto, c'è una bella condizione, adesso non so sinceramente se farà Open o 212, non sono aggiornato su quello, però comunque anche lui, poveraccio Mauro, gestire tre atleti. Stessa gara non vorrei essere nei suoi panni, se io non dormo per i posi di Muzzi, Io lui. sì. Io sì, sinceramente. Avere tre atleti così nella stessa gara, sinceramente, Certo. una Sì, bella lotti responsabilità, però io intorno, cavoli, se mi assolutamente. vorrei avere tre cavalli di razza in una competizione in cui io non so dopo chi ci sia come avversario loro, come contender. Sono sincero, non lo so, in questi giorni sono stato preso anche da altro, appunto per l'operazione altro, quindi non mi sono informato molto sui partecipanti, a meno che appunto, appunto non siano stati Andrea e questo ragazzo delle Guerriere. Però di Vediamo altri un non mi sono molto. attimo. Però insomma, portare tre cavalli di razza a una Sì, è bello. gara sia il sogno di qualsiasi. Cioè, chiedete a Chris Assito se all'Olimpia, quando ne portava 7-8 la volta, Vabbè, era è sempre nervoso. una bella responsabilità, No, però poi diciamo sai, che. considera che sono anni che un Sì, italiano ma non prende. poi detto da te che ne hai minimo 40-50 ogni gara. Cioè. Infatti vedi come sono ridotto, porco Giuda, infatti sono di Perché merda. il lavoro è diverso, per carità, perché c'è un lavoro totalmente diverso dietro, però insomma, No, raga, comunque io guarda, dopo le ultime gare ho capito una cosa, che la mia presenza, ti giuro, la mia presenza fisiologica alle gare non serve a un cazzo. Io questo l'ho capito con le gare professionistiche, perché mi faccio le domande, dico scusa, ma se le Bahamas non vado e non muore nessuno, e già so chi poserà bene e dove rischiano di sbagliare, alle gare amateur la stessa cosa, infatti puntualmente a Mestre io sono andato per nulla, perché io già sapevo in cuor mio chi poteva rischiare di sbagliare chi no, anche perché lì. Ma però ti devo dar contro, è a tuo favore, tra l'altro, perché alla gara a San Marino, quando ho vinto l'assoluto, se non ci fossi stato tu nel backstage, io ringrazio tantissimo Cristiano, perché comunque Cristiano mi è stato vicinissimo, c'eri lì anche tu, cioè puoi essere anche testimone di questa cosa. Ma se non avessi avuto te, che comunque sotto il palco mi urlavi anche in cinese per farmi tenere le pose, o comunque nel backstage mi hai sistemato il colore, cioè, insomma, avere il pose in Sì. corso, c'è il coach insieme alle gare, penso che sia una delle cose, cioè una fortuna che Ma pochi io hanno, ma infatti avere guarda, la due cosa è cazzo. pesante. Ma io infatti guarda, lì poi sai, dipenderà anche in futuro, almeno parlo per me, dall'anno prossimo a settembre, dato che io comunque come sapete lavoro soprattutto sabato e domenica, andare alle gare per me è brutto da dire, odio dire questa cosa, ma è un danno economico pesante, perché io andando via sabato e domenica non lavoro con tutti i clienti, quindi lì mi gestirò i lavori in modo da tale della serie, boh, siete 38 atleti che io ho a San Marino a settembre, boh, se mi volete lì,
mi pagate, io vengo perché io perdo 2 giorni di paga. Se vengo lì, ok, la Certo. gloria per il monte, però giustamente io vengo in stanza d'albergo il giorno prima a vedere a tutti il posing, la sera nel, il giorno dopo nel backstage vi faccio da, tra virgolette, consulente, però ovviamente vengo lì a lavorare perché, come sai, Marco, io non riesco a vedermi la gara in giacca e cravatta, io giro su e giù pieno di merda. E quindi la merda, ragazzi, me la prendo volentieri perché la amo, però poi se devo perdere 1.000 euro di guadagno di 2 giorni, mi sta un attimino, è pesante, è nel novero dell'anno, perché anche a me piacerebbe andare all'Olimpia, Detto però anch'io, cioè, comunque trasforma l'utile al divertente, cioè un utile al sì, divertente. esatto, Vai a vederti la gara, però sei lì anche certo, che poi oh. nudo e non hai visto tu in atto, no? All'opera, Giuse. Cioè lui allo quando tu lo vedi alle gare è La palla una da flipper. trottola impazzita ovunque, da tutti, ma da tutti quelli che ha seguito. Uno gli sistema il colore, all'altro l'aiuta con il pump, uno gli dice che se si sta cagando addosso gli dà il modulo. Sì, Sì, è lui, così. la farmacia ambulante, da notare il segreto delle gare, il Corin C, pastiglie per la raucedine. Questo me ne finisco una scatola da 40 compresse a gara, solo a pregare di solito. Ma raga, veramente, ma sembra, io guarda, lo dico una cosa, oh, quando mi vedrete in giacca e cravatta seduto tra il pubblico, non vedete. Uccidetemi. Sì, no, perché, beh, guarda, ma sembra una cazzata, ma quando tu vedi dei coach che dà la tuta, i guanti lattici sporchi di merda, sono seduti nel pubblico con la camicia, quello, fidati, quello non lavora. Non posso garantire, cioè, io vedo un Cristiano. Cristiano, cazzo, è sempre con lo stesso topo da football americano, sudato come un maiale, a momenti di L'infradito perché senza infradito. infradito non Che però, parte. sì, oh, l'ultima volta, io Mentre ti giuro, gara a Mosca lui vuole l'infradito. sì, ma c'ha ragione. C'è un caldo della Madonna, assolutamente. Oh, l'ultima volta, la gara tua, gli ho dovuto dare di forza una bustina di Magnosol di potassio e magnesio perché stava svenendo. No, non Cioè, mangia neanche non le mangia e non gambe. beve, ed ecco, che Spettacolo. buono, mangia. Però per dirti, quando vai lì e ti siedi nel pubblico e ti fai la foto solo con gli atleti, i tuoi atleti quando vincono, non sei più coach, lì è finito, secondo me è Sì, finito. sì. Ragazzi. Tornando al discorso, io ti Sì. dico anche la mia. Secondo me, ti ho detto come prima, come ho detto anche prima, io non so chi siano i contenders. Io so che comunque la squadra italiana porta due ottimi atleti completamente diversi. Cioè, ma dal punto di vista sia del mindset, dal punto di vista fisico, strutturale, proporzioni, punti di forza. Io ho vissuto Andrea appunto per un anno e mezzo, ho vissuto più o meno 3-4 sue Qual preparazioni. Andrea? Andrea Presti. Muzzi l'ho visto solo 2 volte dal vivo, quindi non, cioè lo considero un grandissimo atleta, però non posso giudicarlo, tra virgolette, dal punto di vista personale o comunque come approccio a una preparazione, perché direi delle stronzate o solo per sentito dire perché non l'ho mai vissuto. Andrea ha un mindset fortissimo, quindi di sicuro arriverà in forma, anche se magari non sembrava come al suo solito, magari a tot settimane sembrava più lontano dalla condizione, magari è stata solo una mossa che comunque è servita o servirà per portarlo più pesante, perché ho visto l'ultimo check che ha fatto, mi pare fosse sui 120 kg abbondanti, cosa che quando appunto l'avevo vissuto io, avevo vissuto le sue preparazioni, arrivava in gara intorno ai 110, 7, 111. Quindi insomma, se anche dovesse buttare ancora un po' d'acqua, arrivare anche solo a un 117-118 kg, vorrebbe dire portare 7-8 kg sul palco in più. E quindi magari sarebbe stato anche, cioè diciamo, c'è un perché al non essere magari così in anticipo nella preparazione, si vede che hanno calcolato in modo un po' diverso. Però comunque il fatto che arrivi in forma non c'è dubbio, ma perché comunque è una macchina. Che dopo magari logicamente gli infortuni possono aver, come appunto diceva anche Giuseppe dalle foto, non lo so, la stondatura del vasto laterale del quadricipite non essere magari quella di 2 o 3 anni fa, perché appunto deve aver avuto 2 infortuni, bicipite femorale e uno al quadricipite. Però dal punto di vista della condizione, Forte, di forte. sicuro sarebbe arrivato, ma perché io comunque so com'è. Cioè, piuttosto mangia quella, tra virgolette, passatemi il termine, quella galletta in meno che quella galletta in più. Cioè, è sempre molto improntato su quello che è il suo punto di forza. Che io l'ho sempre detto che secondo me lui, se avesse portato magari troppi chili in più, cercando magari di combattere con dei freak, come potevano essere appunto
come si chiama, Lenatrovic, quando l'aveva affrontato, non mi ricordo in che gara, piuttosto che altri mostri di massa. Se lui avesse giocato la carta da dire ok, aumentiamo magari quei 10 kg, sarebbe arrivato comunque lo stesso tirato, ma non così sfibrato come arrivava veramente sul palco. Avrebbe giocato il suo punto di forza, quindi avrebbe tolto il suo punto di forza, che era proprio quello di portare la condizione migliore di tutte le gare che ha fatto, per magari qualche muscolo in più. Il problema è che essendo comunque 1,80 m, tanti pensano che Presti sia molto più alto, ma è alto 1,80 m, non è di più. Però comunque avendo una struttura che sembra più alto lui, a vedere anche le foto. Ma se avesse giocato il fatto di portare masse più grosse per cercare di combattere i freak, molto probabilmente con dei freak che magari alla stessa altezza avevano quei 5, 7, 8 kg in più, avrebbe comunque, tra virgolette, perso la gara della massa, tra virgolette. Ma avrebbe appunto perso anche nello stesso tempo il fattore super tiraggio, che è quello che l'ha sempre contraddistinto. Esatto. Quindi se lo metti, ha giocato sempre le sue carte nella maniera migliore. Quindi portare una condizione estrema, ed è per quello che comunque l'hanno sempre notato nelle gare professionistiche che ha fatto. Quest'anno sono curioso, perché se dovesse portare quei 5-6 kg in più, che, cioè noi adesso diciamo 5-6 kg in più, minchia sono tantissimi, cioè 5-6 kg in più di massa muscolare pura, messa dura, sono un'infinità, perché sono veramente tanti. Se dovesse riuscire a portare un peso così in più, con appunto più rotondità dove serve, e lo stesso identico tiraggio di prima, può rompere i coglioni veramente. Sì. Poi ripeto, io non so chi ci sia dall'altra parte, perché se poi dall'altra parte ci sono magari dei super fenomeni, o comunque degli americani, che oltre al fatto che appunto giochino tra virgolette in casa, perché comunque le Bahamas, sì, sei ancora comunque negli Stati Uniti fondamentalmente, cioè sei lì fuori porta. O a meno che appunto abbiano dei nomi che possono veramente pesare tanto, quindi sono già nel circuito Olimpia piuttosto che nel circuito delle gare più importanti, allora lì bisogna vedere. Però di sicuro arriva con un pacchetto bello, bello tosto, e di sicuro si fa notare, perché si è detto, se arriva sempre con il suo tiraggio estremo, è degno di nota. L'ultimo Olimpia Qualifier sarà a Portogallo quest'anno, giusto? Non lo so, mi trovo impreparato in questo, sono sincero. Dovrebbe essere Portogallo, l'ultimo europeo. Sorille. Esatto. E invece dico di Muzzi è totalmente diverso proprio anche dal punto di vista muscolare, ventri muscolari più rotondi, più pieni, ha una struttura magari anche dal punto di vista osso più vantaggiosa. Però io ripeto, dal vivo non l'ho mai visto proprio spogliato. Di sicuro il posing con Giuseppe, ho visto che ogni tanto mi manda i video, ha cambiato tanto. L'ha cambiato veramente tanto, e questo magari dovrebbe far capire che comunque il posing è una cosa che tanta roba. Non è che ti cambia, ti rivoluziona veramente. E se arriva con più tiraggio di quello che ha sempre portato, perché secondo me Andrea Muzzi ha sempre portato una condizione a 2-3 settimane dalla gara. Concordo. È una cosa che va anche a suo favore, nel senso, poteva dare di più. Sarebbe stata un'offesa dire è arrivato sempre al suo massimo ed è arrivato così. Ragazzi, secondo me è arrivato quinto posto ad Alicante con una condizione che... Lì, quarto la Yamamoto Cup, sì, l'anno fa. E però, se arrivasse più tirato, Andrea, con il posing rinnovato, più tirato degli altri anni, con i venti muscolari, la linea e tutto, anche lui è un bel bastone. Facci caso, Marco, mi allaccio a quello che hai detto adesso della condizione di Muzzi. Ecco, io guarda, sinceramente mi ero sempre chiesto, perché come sappiamo Muzzi ha passato diversi preparatori, ha passato Patrick, ha passato Romano, ha passato Paniccia per un breve periodo, adesso è con Mauro. Allora, io mi sono sempre chiesto, vedevo questo ragazzo di schiena liscio, ok, perché alla fine era quello, era liscio di schiena, e spinzava, e mi sono sempre chiesto, ho detto, ma cavoli, perché girava spesso voce sui social così, che lui, sai, non stesse tanto dietro la dieta. E infatti, quando mi chiesi di lavorare insieme, dici, vabbè, ok, scazzerà anche il posing. E vi devo dire che parlo bene del posing, oppure da come sto sentendo lui approccia comunque di allenamento, ma lui è una macchina, nel senso, molto meno social di un Presti, però io vi dico, ogni giorno mi manda foto, ogni cazzo di giorno, cioè, al mattino, dopo allenamento, pre-nanna, ho detto cazzo, vedi più me della tua amorosa, Andre, basta, cioè, e quindi sai, la domanda è quella che mi sono fatto, cioè, ma sto ragazzo qui, cioè, è arrivato sempre un pelino, ho detto Marco, indietro, 2-3 settimane, ma per demeriti suoi o per scelte tecniche sbagliate, capito? Cioè, il dubbio è quello, perché uno che approccia così
il posing non penso che si mangia il piatto di pasta nascosto, capito? Cioè, quello è dove, ecco perché adesso, secondo me, cioè, è uno che segue, almeno nel posing, e di conseguenza cioè, mi faccio due domande, capito? Cioè, ecco perché adesso io l'ho visto molto buono, sta mirando dopo, ma uno di sicuro che se tu gli dici fai A, lui fa, da quello che appunto mi dice anche lui, e lo sto vedendo con mano, ecco perché secondo me mi faccio due domande sul passato, o di mal gestione passata, o adesso, cioè vedi, secondo me il problema lì non è... anche lui, magari maturando nel tempo, anche perché comunque quando cominci ad andare avanti vedi che magari con determinati approcci non ottieni mai quello che potresti veramente ottenere, perché io l'ho sempre detto, cioè Andrea se dovesse arrivare tirato, cioè Muzzi se dovesse arrivare tirato sarebbe un bastone nel culo per tantissimi atleti anche di alto livello, perché geneticamente secondo me è molto portato, queste gambe stoppate che tra l'altro ha migliorato ancora, perché lui ha fatto anche presente in questo suo voler migliorare anche i punti forti, e infatti l'ha migliorato ulteriormente i quadricipiti, e sono una cosa assurda, non per niente che hanno fatto il non proprio a caso, ma se arriva tirato è pesante come atleta, cioè nel senso è duro da battere, fa danni, fa danni, fa veramente tanti danni. Se ma poi come hai detto prima Ludo, li vedi all'Olimpia, bisogna vedere come si presentano. Io dico sempre che è il palco che parla, quindi anche tutte queste foto che girano, piuttosto che video, check, alla fine poi le gare si fanno sul palco, perché se sul palco arrivi con una cazzimma tale che ti presenti e valorizzi il tuo fisico a tal punto che magari, ma come tanti atleti, magari visti sui social sembrano degli Olympian pronti per vincere qualsiasi cosa, poi li vedi sul palco, come abbiamo parlato già anche tempo fa, dei vari Sergi Costanz, Fabio Castro, piuttosto che altri atleti, un Regan Grimes, che dici minchia, questi arrivano all'Olympia, Regan Grimes spacca tutto, è arrivato ultimo, penultimo, esatto. Solo davanti a Juan Diesel Morel. Esatto. Quindi bisogna vedere appunto sul palco. Se già qua le Bahamas fanno una bella prestazione, cominciano comunque ad avere dei punti e insomma a raccumulare qualche punto per l'Olimpia, se se lo meritano, cioè, dobbiamo portare tutti le bandiere italiane in alto e fargli tantissimi complimenti. E poi starà loro, perché io già sento dire no, se andranno all'Olimpia si prendono tante bastonate sul coppino, no, è sbagliato, sì. Chi te lo dice che non sono all'altezza? Lo sapranno dimostrare. Se poi arriveranno all'Olimpia, saliranno e scenderanno dal palco nel giro di 5 minuti, allora vabbè, quelli che avevano detto queste cose avranno però, ragione. Una cosa, il punto però, è che bene o male, nel bene e nel male, soprattutto per competizioni come l'Olimpia, devi far gavetta, cioè non puoi pensare di arrivare all'Olimpia fare da nulla, perché comunque appunto non è che si sono visti tanto sul panorama internazionale, non così tanto come molti altri atleti, diciamo. Poi anche il fatto che non sono molto sulla bocca di tutti perché sono italiani. Arrivi all'Olimpia, non è che fai, cioè, sì, però, devi iniziare dal basso e fare la scalata, la gavetta. Sì, però già arrivare comunque dimostrare di essere all'altezza. Per esempio Riccardo Croci l'anno scorso è andato all'Olimpia, se lo sono cagato poco, perché logicamente arrivava con la bandiera italiana sulle spalle, è un ottimo atleta, l'hanno messo comunque nel terzo call out, magari io non dico che meritava magari la top 5, perché sennò sembra che parlo bene di un mio compagno di team solo perché è un mio compagno di team, ma obiettivamente comunque poteva essere tranquillamente da uno dei primi due call out, senza nessunissimo tipo di problema. La presentazione, tra l'altro merito a Giuse, e la presentazione è stata la più bella ed elegante dell'Olimpia in tutti gli atleti, perché come si è presentato Ricky non si è presentato nessuno dal punto di vista del posing. Tiraggio faceva paura, perché il tiraggio poi magari una linea che non lo so, in America può piacere di più, piuttosto che non lo so, lì bisognerà vedere anche logicamente quello che dicevano i giudici, però se lui si fosse presentato già con 5, 6, 7, 10 gare alle spalle negli Stati Uniti, e quindi e quello vuol dire, perché loro tu puoi fare tutte le gare, guardate anche la Stoico ha vinto tre gare in Europa, sì. Esatto, prima di andare all'Olimpia, si è presentata all'Olimpia, l'hanno messa ultima, che anche lì non si riesce a spiegare il perché è stata una bestemmia, o l'hanno messa fuori categoria e quindi non considerata come tale, quindi come bikini, o altrimenti non c'è spiegazione, perché se no non la metti ultima, una che ti vince tre gare in Europa, due o tre gare, se non mi ricordo, vai all'Olimpia e vieni messa dietro a gente che sembra che non abbia fatto neanche la dieta per arrivare, perché vi ricordate anche alcune ragazze che guardavamo, diciamo,
cioè la dieta qua erano in pieno off season. Mi becchi comunque una Francesca che è arrivata là condizionatissima, magari fin troppo per quello che era, appunto, i canoni che stanno cercando di lanciare anche adesso, e si stanno vedendo infatti dalle scelte che stanno facendo anche per le pro card, eccetera. Però comunque è stato considerato molto poco tornando a Ricky. Già quest'anno, infatti, forse prima dell'Olimpia si farà vedere per qualche gara negli Stati Uniti. Poi è stato fortunato che alcuni canali YouTube negli Stati Uniti hanno parlato tanto di lui. C'è questo ragazzo che parla molto di Main Physique, di gare appunto di Main Physique sia nel circuito europeo e internazionale, e si vede che appunto è stato conquistato da Ricky. E ha fatto tanto il suo nome comunque è girato tanto, cioè nell'ultimo reel che ha fatto, che si parla di social per carità, però comunque la visibilità ti viene anche da quella, ha superato il milione di visualizzazioni, E poi lo cosa che sponsor, insomma, la comunque Yamamoto, che è anche lo sponsor del campionato. esatto, quindi si spera che quest'anno quando va abbia comunque la giusta considerazione, quindi anche per gli stessi due Andrea l'importante è arrivare per e comunque dimostrare che lì sopra ci sanno stare, ma lo sapranno dimostrare solo al momento. Quindi tutti quelli che dicono vanno e vincono, oppure vanno e fanno una figura di merda, dovrebbero un attimino chiudere la bocca e dire ok, vediamo. Poi salgono sul palco e lì allora starà loro logicamente dimostrare, e logicamente mi ci auguro tutto il bene. Però anche quelli che già partono col fatto no, vanno là, prendono le bastonate, magari Certo. sarà così, ma Ma sai no, cosa, dai. Marco? Ma facci caso, Marco, vedi, secondo me, vabbè, come sappiamo, i Main Physique italiani del bikini all'Olimpia li abbiamo già portati, e quindi, sai, non c'è la Esatto. sorpresa. Però mi metto anche nei panni, se Anche comunque non Clarkson posso con Christian portare, e Duncan. esatto. Però vedi, portare un Open all'Olimpia per l'Italia sarebbe già un prestigio Tanta roba, incredibile. tanta roba. Andare in forma, io non metto in dubbio che uno dei due, se ci va, andrà in forma. Quindi sarà già un grandissimo risultato perché è storica sta cosa qui. Quindi è ancora più bello. Ecco perché la cosa, secondo me, vedi, come anche tu, che in Italia parliamo troppo, secondo me, senza sapere. Ma essendo stupido, parlando anche con Muzzi, sai, di Alicante che ha mangiato così, io non ho avuto nessun problema a dire: no, guarda, abbiamo ascoltato altre persone che ci hanno detto di mangiare, abbiamo mangiato un po' di più, forse abbiamo sbagliato. Ma con tutta la tranquillità del mondo, non che in Italia no, perché la ricarica sporca, oppure no, Muzzi mangia di nascosto. No, cioè, vedi, in Italia io, guarda, ti giuro, la gente dovrebbe star zitta, ma questo parlo per tutti gli atleti, cioè, c'è tanta malignità di parlare senza sapere, quando in realtà se tu parli con i coach che seguono questi atleti o con gli stessi atleti, non hanno alcun problema a dire cosa hanno fatto e cosa hanno sbagliato, perché sono i primi a saperlo. Solo che da casa, secondo me, amano tanto fantasticare, ma è sempre stupido. Io parlo del mio, nel posing. Io ti posso già Certo. garantire che, cioè, è facile dire a un atleta posa di merda, è un classico, ma da casa, come dico sempre io, non sanno le problematiche che ha quell'atleta. Ok? È facile dire, ah sì, dai, è sfanta così, ma da casa non sanno se quell'atleta lì soffre d'ansia, o ha problemi, o ha subito un intervento, o Certo. che cazzo ne so, ha beccato un virus intestinale backstage, ci stava cagando addosso sul palco. Però vedi, è quel livello l'Italia dovrebbe, in Italia dovrebbero osservare e farsi delle domande, non emettere le sentenze senza sapere un cazzo. Perché Pure come giudicando le gare, sto vedendo delle fotografie. Cioè, bravo, per esempio, di una fotografia, che cazzo ne sai che in quel momento bravo. Bravo. l'atleta di turno è stato fotografato nel momento in cui, per sfiga sua, stava inspirando, ha lasciato leggermente andare l'addome, va a spanza. Magari l'unico momento che ha No. lasciato andare l'addome 2 ore, cazzo, che cazzo ne sai, per Sì. dire. Quindi, Certo. purtroppo c'è un po' tanto. Ah, sì. Leggendo sui social, non è solo in Italia, eh. Perché tanti dicono solo l'Italia, solo in Italia. Allora, in Italia fanno tanta cacciara, rompono i coglioni, fin troppo. Però non siamo l'unico paese, perché ho visto anche sotto i post di questo weekend che c'è stata la gara in Ucraina, dove c'era questo ragazzo, questo youtuber abbastanza famoso, stato battuto da Gabriel, da Gabriel Ah, Chiusi. Brandon. Bravissimo, Brandon. Brandon, Sì. esatto. No, meritavi. Ragazzi, era lui, che poi tra l'altro Brandon è stato molto molto chiaro e umile, dicendo lui stesso che ammetteva, non è stato come tanti altri che dicevano no, meritavo, cioè, è stato il primo ad ammettere che gli mancavano muscoli, punto, che dopo abbia la vita più stretta, che abbia la linea più da classic, che abbia il vacuum, va bene, ma è stato lui il primo a dire ragazzi,
devo mettere muscoli perché il primo aveva una montagna di muscoli in più. Punto. Sotto leggevi tutti sentenze, sì. No? Era, sembrava un barile il primo, ma vecchio, ma prima di tutto il discorso è questo sempre, cioè Brandon è di base prima di tutto un influencer, poi dopo adesso si sta buttando più sulle gare, ha gareggiato un po' in PCA, eccetera, ma di base è un influencer, quindi c'è un pubblico di influencer, non di gente che ci capisce bodybuilding, che però vuole far finta di capire di bodybuilding. Questo è il problema principale, cioè nel senso, no, è come se io mi metto adesso a parlarti di calcio. Io magari ti vedo una partita e ti dico no, adesso domenica andiamo a vedere Scozia-Italia al pub, undercover proprio. È come se ti dico, mi metto a dire, cioè no, non ci capisco niente di calcio. Cioè, ovviamente ci avrò dei giudizi in merito, però non ci capisco niente. Galles, Italia. Che cosa ho detto? Scozia? No, Galles. Oh, Galles, scusa. Galles, Italia. Pensa come sto, capito? E... comunque, che peraltro a me Brandon ha una linea troppo strana. La linea è strano, non è strano, io lo trovo proprio strano, non riesco a capire perché, però è strano. Non so, c'ha gli arti molto lunghi, il torso che è piccolo. Sì, è piccolino, è vero. La gamba pure, è strano. Le curve muscolari sembrano un po' appiccicate, capito? Non è molto uniforme. Ha di bello che posa molto bene, perché comunque posa classica, è bello da vedere quando è in posa, però io ho visto già solo dalle foto, che tra l'altro ci sono alcune foto, io conosco bene Gabriel, il carico, e ci sono alcune foto che non gli rendono l'idea, che non rendono appunto la giustizia, no? E però cazzo, lo vedi lontano un chilometro che comunque aveva molte masse muscolari in meno, il tiraggio comunque era meno tirato di Gabriel, cioè le gare di bodybuilding mi sono vedere dal vivo anche proprio per questo motivo, perché da alcune foto non è detto che comunque rispecchino sempre la realtà, dipende da dove è presa anche la foto, se è presa dal lato, logicamente l'atleta che sarà più vicino alla telecamera, alla fotocamera, sembrerà più grosso, più alto, più denso, eccetera, piuttosto che quello che è più lontano. Infatti ai tempi, quando ci fu un italiano del 2016 tra appunto Andrea Muzzi e Andrea Presti, uscì appunto una diatriba tra virgolette su Facebook dicendo che però guardate Muzzi quanto è più grosso di Presti, ma perché c'era la fotocamera che era a vantaggio di Andrea Muzzi e Presti in confronto sembrava un peso medio, però chi era alla gara e vedendoli di fronte si rendeva conto che questa foto non rispecchiava la realtà, invece c'erano i maghi della tastiera che dicevano un sacco di cose solo per quella foto lì che non aveva senso, quindi vabbè. Se uno giudica le gare solo dalle foto, sono a posto. Sì, cioè vedi, io lo trovo strano. È arrivato sicuramente bello tirato. Qua ha vinto al Tubrose. Però lo stai facendo vedere perché non sto vedendo nulla. Voi non state vedendo nulla, cioè avete ragione. No, no. Pardon, aspetta che sto incasinato qua. Allora, questo lo rimetto di qua. Devo ritrovare perché adesso è cambiato Google Meet. Devo ritrovare. Sì, ho presente, molto presente. Poi ci ragiono. Aspetta, forse sta qua sotto. Presenta ora, eccolo il tuo schermo intero. Quale vi farà vedere? Ah, quest'altro schermo, fantastico. Posso fare così. Vedete adesso? Allora, sì. Ok, esatto. Questo è quando ha vinto la settimana prima. Esatto, sì. Non ha polpaccia. Non ha molto carenti, sì. Però di base no, un fisico che si è costruito è buono, come cavoli. Non so, io a me non è che, cioè, la condizione è ottima, veramente impressiva. Però forse un po' troppo per il classic. Ma più che altro sai cosa? È strano in effetti, è strano. È strano. No, non riesco a capire. Di sicuro il polpaccio lo penalizza. Di schiena scarsa ampiezza del quadricipite, un gluteo lungo, ha un gluteo molto lungo, questo ragazzo qua. La schiena è buona. Gira un attimo frontale, perché da frontale non capisco. Però c'è qualcosa che non mi convince, non lo so. No, è vero, c'è qualcosa di strano. Il quadricipite è strano, perché si sbomba qua, no, ecco, però è molto piatto. Il blocco inferiore è più lungo del blocco superiore. Guarda le gambe. Sì, guarda, sì, sono lunghissime. La molla del costume è il piede, quell'altezza lì supera l'altezza del busto. E là, là cazzo, non è facile. Ah, sì. È strano, sì.
Qua non lo maschera bene perché sfianca, però quando si mette frontale qui con le gambe lunghe, qua lo maschera perché c'è il gomito alto e quindi Sì. pareggia. Pensa che con il gomito alto pareggia la lunghezza del busto con le gambe, sempre C'ha tutti i gomiti. gli arti alti, c'ha gli arti lunghi. Eh sì, però esatto, ecco cosa va di strano, porca miseria. Però posa bene, cazzo, sto furbo, bravo, mi piace. Ok, allora Non sta passiamo a. commentando. Ta-ta-ta, eccoti. Passiamo ad altre domande, perché sennò andiamo lunghissimi. Allora, Un'ora solo Era una cina per. Allora, questa è carina di Andrea Troina. In bulk seguo la fame, aumento le calorie a prescindere. No, no, dipende da troppi elementi. Secondo me, stile di vita, tutto. Io ieri ho fatto 9 clienti, avevo una fame della Madonna. Se avessi seguito l'istinto, ciaone. Se no, No, dipende da credo che sia il tante. contrario per lui. Cioè, nel senso, aumento la fame, seguo la fame o aumento a prescindere. Quindi magari non mi sento Ah, affamato, ok. ok? Mi Ah, fermo ok. oppure forzo? Vabbè, secondo me un minimo la devi forzare, cioè nel senso sarebbe troppo facile assecondare, perché altrimenti, ragazzi, cioè, è come se io non ho mai fame e non mangio, cioè resto lì, cioè non c'è problema. Io andrei più con un piano prestabilito, Sì. cioè. Allora, Allora, bisogna bisogna vedere tanto. Vai Marco. Secondo me, io parlo per quello che faccio con me stesso. Io vedo tantissime varianti, di sicuro, anche sull'allenamento che sto facendo. Quindi la base comunque in bulk è di essere performante il più possibile per costruire più muscoli possibile. E ovviamente se il tuo corpo necessita e richiama più calorie, gliele dai. Se logicamente, come dice anche lui, non ho fame, ma devi forzarti a mangiare, dipende logicamente sempre dai risultati che stai ottenendo. Nel senso, se vedi che comunque un blocco di peso, comunque un po' un blocco della performance, piuttosto che appunto non stai più progredendo, devi comunque prendere tante, cioè devi valutare tante cose. Cioè, l'aumento calorico ti può comunque portare più guadagni o più, può essere più deleterio, perché tante volte magari aumentare troppo le calorie. Può darsi che ti succeda come è successo anche a me, per esempio, che arrivi a un certo punto che sei talmente ingolfato che, ok, tu aumenti, 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 ma arrivi a un certo punto che sei, appunto, non ce la fai più e da lì rischi veramente di cadere in un baratro e di non riuscire più a mangiare per 3, 4, 5, 6 settimane. Quindi quello del forzare, anche se non hai fame, sì, ci sta, ma fino a un certo punto. Vabbè, certo, quello sì. Io vedo appunto che troppo. Troppe esagerazioni. Io l'esagerazione in sé non la amo, ma per il semplice motivo che ti porta sempre poi a un effetto rebound che può essere appunto negativo. Quindi sì, devi forzarti un pochino perché tante volte poi dipende comunque, ci sono persone che con il mio amico Alessio Bertolino tu gli dai da mangiare con le pentole 8 volte al giorno, lui 8 volte al giorno che mangia tutta la pentola piena per farti capire, quindi è portato più a delle fasi di massa più spinte, quindi lui riesce anche a spingere più. Io se mi dai troppo cibo per troppo tempo rischio veramente di imballarmi e magari giocarmi altre settimane che potrebbero essere produttive, ma nelle quali devo abbassare le calorie perché non ce la faccio più mangiare. Quindi uno deve trovare sempre la sua quadra. Ma poi Sì, forzarti un pochino perché altrimenti non cresci. Però devi sempre poi guardare logicamente anche il risultato estetico, non solo la fame, quindi sto crescendo, sto progredendo, sto migliorando, in base a quello poi uno decide se aumentare o no, anche in base alla reazione. Sì, Marco, poi c'è molto di soggettività, nel senso esatto. che poi se senti Dave Palumbo, lui si ammazzava perché c'era un metabolismo lento e veloce, c'era di contro anche il fatto che si saziava facilmente, quindi lui doveva veramente ingurgitare di tutto. Io la 12 parti. Allora, si basa molto su come ti alleni poi, come quanto ti Certo. alleni, cioè se spingi tanto in allenamento avrai più richiesta calorica. E è logico che il discorso della gente non. Che bisogna capire è questo, che noi siamo fisiologicamente fatti per sopportare un tot di cibo da un punto di vista meccanico, sopportare un tot di cibo da un punto di vista ormonale, sazietà, eccetera, e sopportare un tot di cibo da un punto di vista anche di regolazione ormonale come glicemia, eccetera. Queste tre cose non sono collegate. Cioè, non è che se io mi alleno di più, quindi ho più richiesta energetica, ovviamente digerisco meglio, sono più affamato e gestisco meglio i carboidrati a livello insulinico. Ok? Non è Soprattutto non. magari. Magari, c'è un motivo per cui poi si utilizza l'insulina esogena nel bodybuilding. Perché quando arrivi a un tot di calorie, devi dare una spinta ulteriore perché. Tu hai bisogno di quelle calorie, però il pancreas non riesce a starci appresso. Questa è la logica del tutto.
Per cui il discorso è questo, che comunque stiamo parlando di violentare il proprio corpo, quindi in fase di bulk normalmente, nella maggior parte dei casi, soprattutto alla fine del bulk, mangi a forza. Ok, questo almeno nel mio caso, il 90% delle persone mangiano a forza a fine del bulk, a meno che non hanno una tollerabilità del cibo altissima, sono veramente voraci come persone e al tempo stesso magari non hanno neanche bisogno di troppe calorie. Allora in quel caso, però questo però non vuol dire che devi star male, cioè la digestione deve essere sempre ottimizzata, quindi ok, non, ma perché una cosa che succede a me ad esempio è che non ho fame, ok, sono veramente impallato, però la digestione è ottimizzata, perché vuoi con probiotici, con enzimi digestivi, con questo e con quest'altro, vado a coadiuvarla, però comunque per quanto digerisco bene, non mi sento ingolfato, eccetera, non ho proprio, cioè, il pensiero alla fine del bulk mio di mangiare un'altra ciotola di riso, un'altra cosa così, che sia qualsiasi cosa, Giorgia Voraccia si inventa di tutto in cucina, però mi dà proprio la nausea. Con tutto che digerisco benissimo. Quindi io la cosa che dico è, digestione deve essere ottimizzata. Alla fine bulk mettici che la fame devi forzarla, che la sazietà devi forzarla e tutto il resto, però ovviamente deve essere un discorso circoscritto, non devi andare a star male. Ma Ludo, ma infatti vedi, una cosa molto semplice da dire a questo ragazzo è chiedersi perché non ha fame. Perché secondo me quando uno non ha fame deve sempre indagare il motivo. Può essere anche, vedi, sembra una cazzata, ma delle volte noi ci focalizziamo troppo su dieta, allenamento, integrazione, ma stile di vita, altro, sono tante le cose. Io ci sono i momenti in cui lavoro tanto, mi si chiude lo stomaco, quindi già io mangio poco, mi si chiude, ma non è... Cioè, vedi, quindi secondo me bisogna sempre indagare il problema. Se non capisci da cosa è dovuto, lì è inutile fare soggettivo. Ecco perché è molto soggettivo, però deve capire se non ha fame perché già mangia molto, se l'allenamento ovviamente è al di sotto della sua intensità potrebbe spingere di più, perché non fa cardio, perché già se ci metti il cardio in teoria il metabolismo già va bello, se appunto non ottimizza come hai detto tu la digestione, quindi enzimi e probiotici, quindi oppure eccesso di stress, oppure un blocco, cioè ci sono 2000 motivi, quindi in primis dovrebbe capire, farsi un'analisi per capire da cosa è dovuta l'assenza di appetito. E poi lì ovviamente cioè, per quello problema bisogna andare alla fonte, certo. È inutile sì fare congetture, ma è la cosa che dico spesso ai ragazzi, indagate il problema facendovi due domande, cioè, e poi tirate le somme. Giuseppe, c'ho due domande per te che aiuto, sono collegate aiuto. Come, perché vai ti sto vedendo che stai spiluzzicando. Appunto, io ti ho fregato, l'ho fatto prima, così poi per 2 ore c'ho l'autonomia. Idem. Quando, come e perché hai deciso di diventare posing coach e come si diventa posing coach? Quindi lascio a te tutta la risposta. Allora, mi posso spiegare? Aspetta, piccola parentesi, abbiamo ancora altre domande, ok? però ecco. Sì, no, allora, partendo, rispondo prima alla seconda. Allora, non c'è un titolo o una scuola che sforna dei posing coach in Italia e nel mondo. Secondo me lì è molto la predisposizione del soggetto, nel senso, allora, io personalmente ho iniziato da atleta mediocre, cercando nel posing la speranza di gareggiare, perché se fosse dipeso dal mio fisico non avrei mai gareggiato, perché io non sono concepito per il bodybuilding. Quella necessità mi ha costretto a trovare qualcosa, cioè usare il posing per poter salire sul palco, perché in attesa di un fisico dovevo crearlo col posing. Quella cosa lì, probabilmente unita a un talento naturale, a un mio passato sportivo da ex obeso, mi ha, occhio ipercritico, mi ha portato a sviluppare un talento nel posing coach, ecco, perché qua si tratta di non talento a posare, cioè da dire una cosa, perché io non sono un gran posatore, occhio, nel senso, questo deve essere chiaro, cioè un ottimo atleta, no, Dio. Ma perché, Marco? Ma ti spiego. Ma sai perché? Allora, io se avessi il fisico di Lambrosio sarei all'Olimpia, probabilmente. Oppure se avessi un fisico di uno stoico... Fammi fare come te allora, che cazzo, cioè, siamo ancora qua. No, esempio, no, nel senso per dire che se io avessi un buon fisico, io sarei veramente un ottimo posatore. Ma perché? Perché avendo un buon fisico, io ho nella mia testa un repertorio di pose infinite che mi piacerebbe fare su di me, ma non posso fare perché il fisico non ce l'ho, ok? Quindi capisci che per essere un posing coach non devi essere per forza un atleta, anzi, io lo dico sempre, ragazzi, se siete degli atleti molto buoni fisicamente, non sarete mai dei posing coach, per quanto mi riguarda, perché
non avete provato sulla vostra pelle cosa vuol dire innanzitutto far cagare, in primis. Cioè, non puoi insegnare una cosa che tu su te stesso non hai provato. Questo è una cosa che credo nel posing. Se non hai un passato di, brutto sto termine, di frustrazione, di insicurezza pesante, non potrai mai essere un posing coach. Se da giovane eri comunque un figo che avevi successo con le donne, tu non sarai mai un posing coach. Cioè, devi avere veramente un passato di frustrazione, non dico bullismo o altro, ma comunque devi aver passato un po' di merda, devi aver odiato profondamente il tuo fisico. E io con il posing ho imparato a amarlo. Cioè, questo è una cazzata, ma io grazie al posing ho imparato a amare il mio fisico, perché mi vedevo in posa bene, da rilassato mi facevo cagare, mi mettevo in posa ogni cazzo di giorno. E ho iniziato a fare il mio fisico col posing. E in Italia non ci sono gente che ha fatto questa cosa qui. O almeno gente che è arrivata a odiare il proprio fisico ce n'è pieno. Infatti, molti sono ovviamente o bulimici, anoressici o altro, ovviamente parlando anche delle donne. Il problema qual è? Queste persone non hanno fatto un'analisi sul loro fisico. Io all'inizio ti dico, mi sono sempre gestito da solo da atleta. Le mie prime gare le ho fatte da solo come un cane, autogestito. E ho fatto tutto da solo. Il problema, vedi, molti atleti dicono, molti pro o anche amateur di alto livello non vengono a me a posare perché partono dal presupposto del fatto di voglio fare da solo, ok? Questo è il classico motivo, voglio provare con le mie forze, sì, ma se tu hai un gran fisico e vuoi provare da solo, può darsi che il tuo fisico lo metterai in posa, ma avendo un gran materiale per le mani, non potrai mai capire cosa prova un'altra persona che invece fa cagare fisicamente. Io l'ho provata perché io lo dico, io ho una genetica non concepita per fare bodybuilding. Di conseguenza capisco quando mi vengono gente non concepita per fare bodybuilding, capito? Cioè, è molto particolare. Infatti, la maggior parte degli atleti me lo chiedono, giù, ma non è che potresti insegnarmi a posare? Io glielo dico, ragazzi, io non posso insegnarti a farti schifo. Cioè, è quello il discorso, perché se tu, esempio stupido, non so, mi viene un Marco, ok? E mi dice tu, mi insegni a insegnare a posare. Ho capito, ma Marco Ambrosio, quando facevi barman in Florida, trombava ogni giorno, secondo me, perché era un figo. C'è Federica. Esempio, nella serie era barbetta, barman, cioè, non ha mai avuto problemi con le ragazze, non ha, cioè, aveva, faceva judo, comunque l'ho visto, Marco, le aveva anche quando faceva judo. Io gli addominali manco mo ce li ho, capito? Però gareggio e mi piazzo. È quello che la gente non capisce, che fin quando uno avrà un gran fisico non capirà mai, paradossalmente. Ma lo dicevo l'altra volta anche con Muzzi, nel senso, cioè, Milos Arcev ha fatto posare Muzzi e ad Alicante Andrea ha posato di merda, di merda. Ma perché? Perché Milos metteva la mano così e vacco che bello. Muzi, se mette la mano così è fottuto perché cioè, ha un altro fisico, ha altre insicurezze, un altro carattere. Ragazzi, è difficile, cioè, è profondamente difficile. Ma Questo io me le vale per domando. l'allenamento, anche, cioè il discorso del bravo tecnico molto spesso è quello che ha dovuto inventarsi qualsiasi cosa, perché quando c'è l'atleta che prende, va in palestra e esplode subito, non è detto che sappia allenarsi o allenare bene. Ma esempio stupido, lui, io da piccolo, ma anche adesso mi è rimasta la para, da ex obeso, quando andavo in spiaggia io camminavo stomaco in dentro, io ti giuro, quando mettevo delle t-shirt, cioè avevo la pancia, io da piccolo, quando avevo 9 anni, che ero grasso, e c'avevo le tette, perché c'avevo le tette, cazzo, cioè camminavo in modo da tenere la pancia in dentro perché mi sentivo una merda, cioè non è una cazzata. Ecco perché a Muzzi adesso so come farlo posare senza spanzare. Cioè, ma mi viene dal DNA. Non è questione di Zanotti ha fatto un corso da tecnico, non ho fatto un oltre ai vari corsi da preparatore, cazzi e mazzi, ma poi non c'entra nulla. Cioè, non è che devi essere un fisioterapista per capire. Esempio stupido, io ho la clavicola molto corta, sono trapezio, pensate, io sono ginoide, trapezoidale, clavicola corta. Metabolismo lento, l'incubo di qualsiasi preparatore e io sul palco sono sempre più largo. Posso essere un po' meno tirato, ok, sulle gambe, ma io sono sempre più largo. Io in posa che riesco ad affrontare sono il più largo e sono il più stretto strutturalmente. Come è possibile? Perché ho trovato il modo. E di conseguenza, in più, devo ringraziare anche molti ragazzi che fisicamente facevano cagare, che sono venuti da me, perché poi avendo dei casi difficili diventi bravo.
capito? Cioè, mi direi una cosa, ma molto difficile. Io ho sempre detto, infatti, quando mi si domanda, lo dico sempre, ragazzi, dovete sperare di far cagare fisicamente. E soprattutto, vedi, io ti giuro, è il posing che ha scelto me. Cioè, non è che io ti giuro, da ex obeso, io provo tutti gli sport, ho giocato a calcio, a basket, a hockey su ghiaccio, a football americano, a rugby. Cioè, chi cazzo mi avrebbe detto che avrei fatto bodybuilding? Cioè, se uno mi dice, io ti giuro, a me quando Trapani mi portò da Benagli, che fu il mio primo pro da seguire, a me mi tremavano le mani, ma Ma non sto prima hai scherzando. seguito altri ragazzi, come è iniziata? Ma sì, gli amatori ne ho seguiti tanti gratis. Cioè, tu considera che io da quando sono salito a Parma all'università, io ho iniziato a vincere mondiali europei italiani così gratis, non prendevo neanche soldi. Poi mi portò da Benagli e da lì lo iniziai a fare di lavoro. Però capisci che anche Thomas all'epoca aveva un grave problema di spangiamento. Quelle gare in cui lavoravamo insieme, la pancia non gliela videro mai, te lo posso garantire. Però sai, anche lì vedi un Muzzi che è molto insicuro, molto ansioso. Io soffro d'ansia, ragazzi, io soffro d'ansia. Io non gareggio quest'anno perché aspetto che ci tolgano queste cazzo di mascherine, perché se a me mi togli la possibilità di fare respirazione profonda, io vado in iperventilazione. Muzzi è come me. E di conseguenza per me far posare Muzzi è stata un'impresa, ma ci sono riuscito. Un altro non ha la più pallida idea di cosa cazzo voglia dire far posare uno con delle problematiche. Ecco perché, esempio stupido, un Riccardo Croci in questo caso, che c'ha un grandissimo fisico, Marco lo sa, all'inizio Riccardo se posava tu dicevi è meglio che stai fermo. È meglio che stai fermo perché più ti muovi e più fai danni. Stessa cosa, cioè, capito? Però alla fine lavorando, ovvio che ci vuole dall'altra parte un atleta che si mette con la testa. Però comunque, non è facile farli posare, ragazzi. Poi più sono importanti, a questo ci mette anche l'attenzione del momento, perché è facile far posare gli amatori sperduti nelle gare di pizzeria, far posare un pro anche da Olimpia, all'Arnold, dove tutti dicono se va male colpa di Zanotti, aspetta un attimo, cioè ce ne vuole. Però ecco, per dire, cioè, non esiste un corso, anche perché vedi, adesso esiste corsi per qualsiasi cosa, ci sono corsi che sfornano coach, sfornano di tutto. Il lavoro del coach è stato proprio violentato nell'anima, cioè ormai tutti sono coach, ma ragazzi, il posing coach è diverso, cioè è una cosa molto più profonda. Anche il coach lo è, perché comunque il coach, sai, un coach che ha provato la merda, come dico io, come hai detto tu, trova delle soluzioni, le ha provate, si mette nei panni, poi studia, però trova delle soluzioni. Anche nel mio caso ho studiato da no, non da posing coach, ho studiato materie inerenti al fisico, inerenti all'allenamento, perché se tu non sai cosa vuol dire aprire la scapola, non glielo puoi trasmettere, ok? Certo. Però anche lì devi conoscere la differenza tra androide, ginoide, trapezoidale, clavicolare o altro. Però devi sapere esattamente, quindi come minimo devi conoscere il fisico, come minimo devi saperti allenare, però devi avere un passato e una sensibilità mostruosa, ma veramente mostruosa. Certo. E poi perché no? Anche un briciolo di talento per capire in pochissimo tempo quello che ci vuole va fatto subito, ma subito. E quello secondo me deve avere una sensibilità per capire chi c'è davanti, perché, cioè, esempio in questo caso, parlo di Muzzi perché c'ho lui tra le mani adesso, cioè, dire fai questo è sbagliato. Devi capire innanzitutto, chiedi, ma a te mettere quella gamba così cosa ti provoca? È giù, non sto in piedi, boh, cambiamo. Cioè, capisci Certo. perché i Milos o altri che gli hanno detto posa così hanno sempre cannato, perché se tu dici fai questo perché io facevo così all'epoca e lui, cioè, non lo ascolti, sembra una cazzata, ma come il coach, se tu gli dici mangia tot e l'atleta dice oh io non ce la so, cazzo faccio, cioè tu puoi forzare ma dopo l'atleta ti crolla per le Sì. mani, è come allenare uno nello squat e questo qua c'ha la rotula spappolata, cioè intestardissima, ha senso, se tu Assolutamente. d'indole non ce l'hai, non ce l'hai. Poi devi avere un background completo, ma è molto molto complesso il discorso del posing coach. È appunto una delle chiavi per diventarlo forse in futuro e avere un fisico di merda, perché se hai un fisico molto buono, non hai provato certe sensazioni, è difficile che uno lo possa diventare. Almeno io è quello che ho provato sulla mia pelle, perché di sicuro se avessi avuto anche un buon fisico, un fisichino, non sarei mai diventato un posing coach. Certo. E poi soprattutto, vedi, il segreto è quello secondo me. Io sono arrivato veramente a studiare con non crudeltà, ma di più il mio fisico allo specchio ogni giorno e a mettere le angolazioni in modo da rendere il mio fisico decente
Cioè, devi arrivare veramente a odiarti, ma in modo sano, nel senso, non è che devi odiarti e metterti le dita in gola e vomitare quello che mangi oppure tagliarti le vene. No, devi guardare, odiarti e capire che cazzo bisogna fare. Ecco perché Certo. io, cioè, mi reputo una pietra di merda, però so che se vado in forma, io arrivo buono. Non dico, ok, faccio cagare e mi ammazzo, ok? Cioè, devi arrivare a odiarti, ma devi con razionalità dire ok, mi odio, faccio cagare, cosa posso fare? E ci devi mettere quello che vuoi. E poi se Dio ti dà un dono, lo usi. Io poi sai, c'è una cosa, molti mi hanno sempre detto, vabbè, ma te è facile, ti ha sempre portato i campioni, ma chi lo dice? Ma io ho iniziato per 5 anni gratis con dei ragazzi sconosciuti, che nessuno, cioè, che hanno vinto ovunque e cioè, nessuno sapeva che non mi facevano neanche pubblicità, per dirti. Ovvio che poi mi porto un professionista, sì, ma il pro lo devi far posare, eh? Cioè, nel senso, ok, io ti dico, lo dico sempre a un Trapani che lo ringrazio da sempre, cioè, lo dici sempre, Gabri, ma tu mi hai portato da Benaglio, ok, ma se io non fossi stato bravo, non avessi avuto, tra virgolette, talento, col cazzo che lo faccio posare bene? Cioè, Certo. a me, quando feci posare Andriulli per l'Olimpia o l'Arnold, io aspettai dopo un mese prima di dire sì, perché sapevo benissimo che era un onore, o oh, chiunque, come ho detto prima, avere 3 cavalli razzi in una gara, ok, però cazzo ragazzi, non è, tu devi Onore e essere bravo onere. per, sì, devi essere bravo per poterli gestire, perché da casa ti tireranno dietro tanta di quella merda, come ho detto prima, cioè è facile, poi in Italia a maggior ragione, è facile sparare a zero su un professionista, un atleta, per nulla, il problema è che la merda te la tieni, io lo dico Certo. sempre, e quindi sai, anche lì mi reputo fortunato, ma bravo. Perché Certo. comunque, se non, anzi, io ti dico, nel posing ringrazio tutti quelli che mi hanno dato fiducia, ma non devo dire grazie a nessuno per, tra virgolette, quel minimo, minimo, minimo che io, no, non mi piace dire sono oggi, per quel minimo che sono io adesso, ecco, cioè, io devo ringraziare solo me stesso perché è Dio, basta. Il resto Certo. li ringrazio, ma, cioè, li ho ripagati con il lavoro e con i risultati, non è che mi hanno pagato e hanno fatto cagare, quindi sinceramente potevano andare anche da un altro, io Certo. la vedo così, quindi là, secondo me, vedi, è tutto un percorso particolare che non auguro a nessuno, sinceramente. Perché io da piccolo non riuscivo a correre per 1 minuto senza sboccare. Sì, ma credo che sia anche la stessa cosa. Ecco, a proposito, c'è un'altra domanda. Come avete imparato a spremervi al massimo? E Non ho ancora imparato. brava, questa è bellissima risposta. Questa è bellissima risposta. Questo è un Magari. punto. Su questo si può sempre migliorare, cioè l'intensità, l'effort è qualcosa che può sempre crescere. Però credo che il punto sia anche quello che dice Giuse, cioè il discorso di dire, cioè io non ho una genetica, non sono baciato dalla genetica, non ho una genetica che tocco il peso, esplodo, eccetera. Quindi che cosa devo fare? Devo ottimizzare l'allenamento, cioè io anche la cosa che ho detto in quell'intervista che ho fatto su Instagram, su Leave It Fit Your Marcos, eccetera, io sono partito dicendo allora ragazzi, io vi parlo del cibo sporco, cibo pulito, eccetera, però partiamo dal presupposto che io sono un ottimizzatore, cioè questo è il mio ruolo, ok? Questo è quello che Bravo. faccio, cioè viene una persona da me e io ottimizzo tutto quello che posso ottimizzare, questo che le persone si aspettano da me, perché io lo so fare, perché su di me ho dovuto ottimizzare, perché se Ludovico va in sala e si mette a fare un po' di pump sulle gambe, un po' di pump sul petto, un po' di pump sulla schiena, fa cagare. L'unico modo per riuscire a migliorare è veramente andare a dare l'anima in ogni singolo allenamento. Quindi, o meglio, è capire come fare a migliorare, capire Bravo. come fare a crescere, eccetera. Come quello che ho capito in tutti questi anni, il punto cardine è quello che ci hanno sempre detto: devi farti un culo tanto. Punto, cioè la cosa più semplice, se vogliamo, del mondo. Devi metterti in Ma infatti, sala e ogni allenamento deve essere un bagno di sangue. Poi devi andare a dosare le energie tra diversi esercizi, bravo. andare a dosare le energie tra diversi distretti muscolari, perché non è che a un certo punto può esserci il discorso di cercare di diventare quanto più grosso possibile, ma poi devi iniziare a giocare su quelle che sono le proporzioni, puntare più su altro. Adesso io il petto e la schiena le faccio in monofrequenza, braccia e gambe, gli arti in generale li faccio in multifrequenza, li alleno 2 volte all'interno della settimana, perché sono i distretti carenti, però e anche là sulle se sul petto, sul back, magari non esco che sono totalmente distrutto. Io esco dopo aver fatto una sessione gambe che io sono tornato a casa, mi sono buttato a dormire, mi sono svegliato poco fa per fare il podcast. Ok, perché Ma si su vede, si vede. si vede, cazzo, porco Giuda, ha detto cavoli. Oh, ma Ludo, ma facci caso, vedi? Ma poi la cosa è una cazzata, ma almeno parlo di me.
La cosa che a me mi sta spingendo a migliorare l'allenamento è comunque ascoltare gli altri migliori. Cioè, da quando te, Marco, come si parla se l'allenamento così, e siamo fanatici di intensità così, delle serie allenanti. Cioè, io ti giuro, io quando vado in palestra comunque e spingo l'ultima serie pesante, le domande me le faccio, ma perché? Perché parlo con te, Bravo. parlo con Marco, sento. Cioè, io, ad esempio, due notti fa, ormai si parla neanche di 2 giorni fa, 2 notti fa. Cioè, io spingendo di squat, l'ultima serie l'ho tirata su, l'ultima ripetizione in 2-3 secondi. Però la penultima l'avevo tirata leggera. Sembrava che morissi per un caldo o altro. Mi sono seduto e ho detto, però aspetta un attimo, cazzo, l'ultima ripetizione è solo l'ultima salita pesante, l'unico sale dalla Bravo. punta. Però vedi, se non mi piacesse allenare, cioè, se io non avessi amore per l'allenamento, mi sarebbe venuta questa domanda. Cioè, vedi che sempre nasce, comunque, sembra una cazzata, raga, ma se tu non ami allenarti, queste domande non te le fai. Ovviamente al contempo io sono il primo a dire che la cosa che ho migliorato negli anni è la testa, cioè se prima come un cretino spingevo sempre, esempio stupido, ieri notte io sono tornato a casa alle 7, mi sono addormentato, mi sono svegliato a mezzanotte, ero stanco da lavoro, ero morto, mi sono alzato, dovevo allenare le gambe, dovevo allenare la schiena, ho detto, poi pensavo ad Andriulli quando ha parlato di Dorian Yates, che Dorian diceva, coglione, se sei di merda non ti allenare piuttosto che allenarti di merda e infortunarti. E ho pensato lì, ho detto, sai cosa? Io piuttosto a costo di allenarmi sabato e poi partire per Malpensa o Bussolengo, piuttosto io oggi non mi alleno, perché se scendo a mezzanotte in palestra e cerco di spingere al limite, mi faccio male perché sentivo proprio, sai quando senti che non stai bene? Stai giù. E là è anche la maturità di dire, boh, cioè, c'è tempo per spingere, c'è tempo per non. Io sono così, penso come te o Marco, cioè o spingo o non spingo. Io mi sono ripromesso adesso che ogni volta che vado in palestra, esci di casa per andare in palestra, ci vai per spingere, altrimenti stai a casa. Cioè, per me, guarda, questo Trapani mi ha sempre detto, delle volte, sai, treni di merda, gli dicevo, Gabri, cosa faccio domani? Posso riallenarmi lo stesso muscolo perché sto incazzato, l'ho spezzato? Risposta, no, giù, un allenamento perso non si recupera. C'ha ragione, secondo me, perché è come se andassi a cosa lo alleni a fare? Hai i dompi del giorno prima, lo rinfiammi, cosa fai? Di sicuro il peso non lo superi, il rischio è che ti fai male. Quindi, vedi, anche lì più ti alleni e più sviluppi la consapevolezza di te stesso e capisci. Questo non vuol dire tirare i remi in barca, semplicemente ottimizzare, come la dieta, stessa cosa. Però tutto Assolutamente. nasce dall'amore per quello che fai, perché se a me non pensi allenare, io ti giuro, stanotte volevo scendere a mezzanotte ad allenarmi da coglione, perché ho detto, cazzo, no, dai, però devo tirare. Però poi ho detto, aspetta un attimo, coglione. Cioè là devi parlare con te stesso, perché non è, cioè, ragazzi, è particolare, però vedi, nasce tutto dal fatto di amare quello che fai e da sviluppare. Vedi, adesso c'è da dire una cosa, che comunque i ragazzi da casa, ma ne sto parlando con molti che mi chiedono anche, sai, della serie, quell'atleta, ma giù, ma secondo te è natural, non è natural? Cioè, i ragazzi da casa sono molto curiosi e questa cosa è bella, però devono capire che ci vuole tempo per capire le cose. Adesso internet dà troppe soluzioni troppo rapidamente, tra cui noi, per l'amor di Dio, è una cosa molto bella, però devono capire che in questo sport ci vuole del tempo. Ah Cioè, le sì, guarda, cose assolutamente. le dovete provare, noi anche con i podcast, sai, vi possiamo illuminare un minimo, dare degli spunti, però appunto i ragazzi, quelli che poi trarranno spunto, sono quelli che ascoltano e si fanno le domande, perché non esiste la pappa pronta che io ti dico quante serie fare o Marco come fare a mettere la gamba nel posing, cioè devi provare te, cioè fatti 2 domande da quello che uno nella nostra piccola esperienza possiamo dire, però già è la curiosità secondo me, cioè nel Sì, bodybuilding. ma questo è sacrosanto. Io la cosa che posso dire sul discorso di spingere è una cosa che hai detto molto bella, ossia io la regola che mi do, tra virgolette, è quella di... Ciao Fede. È quella di... mi sembra brutto non Oh. salutare. Oh. Vede, prossimo costume turchese, non t'azzardare il viola che fa cagare, te lo prendi Tiffany e siamo tutti felici, eh? Sappilo. Va Te lo prendi come la Pesini, bene. sperando che non porti Appena più. fatto il vaccino qua un po'. Non svarionate per questo. Vedo un cazzo di bozzo sul braccio, fighi. Come sta? Tanta roba. Qual è il deltoide? Ma che t'hanno fatto? Hanno fatto l'AstraZeneca? Pfizer. Ah, pure a me, il 25 mi vaccinano, metterò anche la foto. Sono svarionata, ma sto bene. Anche noi Sì, già che sì. 25, anche noi. Oh, no, poi ci chiamiamo, ci facciamo una videochiamata, la Prima che cosa. li prendano per fare il vaccino, ne passa di...
tempo a me, quindi. No, io più che altro mi voglio togliere dalle palle per qualsiasi eventuale restrizione e cose, perché ho paura che dopo, non so, se inventano qualcosa per portarti a farlo, e non voglio che capiti quando ho le gare, quindi me la tolgo adesso, fine. Ah sì, quello è vero. Giusto questo. Allora, se infatti un ragazzo che è qua a fare i vaccini, che conosco anche sul, mi ha scritto su Instagram, e mi fa, guarda, se vuoi, magari se riusciamo a inserirti, perché so che comunque tanti bodybuilder vogliono farlo il prima possibile per poi avere la copertura per l'autunnale delle gare. Guarda, per adesso vediamo, poi presso no, poi comunque vediamo. Comunque non c'è niente in ballo di dover spostarmi o roba del genere. Sì. Comunque, la cosa che dicevo è, Giuse ha detto una cosa importante, io una regola che mi do è, nel momento in cui la concentrica mi inizia a rallentare, cioè che sento proprio che c'è un blocco, là provo a farne altre tre. No, sì sì. Poi dipende dall'RM, dipende dall'RM, perché questo vale se stai su un 10-12 RM, quindi la nona ti rallenta, poi vai avanti. Se stai su un 6RM ovviamente non è così, perché una volta che ti rallenta la ripetizione a stento ne chiudi un'altra, però l'idea deve essere quella, cioè deve essere un progressivo affaticamento. E le persone, il discorso del tempo è verissimo, proprio oggi stavo rispondendo a un report a un ragazzo, gli ho visto il video della pressa e lui ha dato tutto quello che poteva, si vedeva che era cotto eccetera, però si vedeva proprio che in realtà a livello muscolare ne aveva altre. Ok, perché gli è rallentata una singola ripetizione, l'ha chiusa proprio a forza e subito è crollato. E quella è la testa. Cioè la gente non capisce questa cosa. L'intensità va allenata. Cioè dovete allenarvi, è una variabile che va allenata. Non potete dire, ah, io ho fatto, non lo so, 4 settimane in heavy duty, 4 settimane a cedimento, mi sono cotto, il cedimento non va bene, il cedimento è soltanto per i dopati. No, cazzo, ti sei cotto. È come dire, ah, io a tennis ho fatto 4 settimane in cui ho messo pure il rovescio. Facevo cagare, il rovescio è soltanto per i dopati. Io sono natural e sono un tennista che vado solo di dritto. No, cazzo, ti devi allenare. Lo stesso vale per l'intensità. Non riesci a spremerti? A maggior ragione, allenati. E ci vogliono anni, 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 anni in cui ti fai queste domande, ho dato veramente il massimo, sono veramente cotto, potevo fare di più in questa, allora provo ogni volta a far di più. Sì, ma poi sai, vedi, là poi bisogna avere l'intelligenza anche nel momento in cui ti alleni, sai, per il vario stress lavorativo, fame, sonno, quindi il peso è relativo, però di sicuro devi provare a spremerti in base alle condizioni fisiologiche di quel momento. Però ecco, secondo me dopo la serie due domande uno bisogna farsi, che se le faccia, ecco. Dopo la serie, io ti giuro, ma sai quante volte faccio l'ultima serie pesante? Recupero anche 3 o 4 minuti, chi se ne frega, ma io mi rendo conto che da lì cominciano le serie allenanti, può darsi che ne ho fatte 8 e le reputo tutte di avvicinamento, solo perché può darsi che fai quell'unica serie che tu inizi a intravedere già l'intensità e lì allora devi spingere. Piuttosto fermati 10 minuti e poi parti, però non le considerare. Molti, vedi, vanno troppo dietro i numeri, perché adesso il bodybuilding va dietro le percentuali, dietro al powerlifting in Italia, nulla. In Italia sì. Io te lo dico, appunto. Questa è la cosa che io non mi stancherò mai di dirlo, cerco di farlo passare questo messaggio, perché in Italia abbiamo purtroppo una grande divisione tra bodybuilder da una parte, quindi abbiamo parlato di me, di Muzzi, di Andrea che c'ha pure il canale YouTube eccetera, e degli influencer. Ok, diverso. Gli influencer, la gente deve capire la differenza. Se uno nasce su YouTube e sta su YouTube, fa delle gare ogni tanto in cui va in condizioni indecenti, lui vuole vendere, e quindi che cos'è che vende? La ricetta facile, quello semplice. E quindi vabbè, numeri, calcoli, perché è un qualcosa a cui puoi fare affidamento. Cioè, immagina questo, Giuse, tu hai detto, hai fatto lo squat, è salita in 2-3 secondi, hai chiuso, è rimorto, e ti sei chiesto, cazzo, ne devo fare un'altra. Cioè, psicologicamente è una cosa del cavolo, perché tu ti sei appena ammazzato e ti chiedi, dovevo fare di più. E invece se io ti dicessi, guarda, ti do una ricetta, una formula, sono numeri, fai un 3x5, un 5x5 con questa percentuale, come la senti? Leggera, meno leggera, eccetera. Bah, ho fatto il mio compitino, tutto preciso. Cioè, ho delle progressioni. La volta dopo ho fatto una percentuale maggiore, sono andato bene. Poi, se chiedi a queste persone, ti diranno sempre, no, ma guarda che in realtà è pesante, no, guarda che in realtà lo sento. Sì, lo senti perché? Ovvio. Perché sei totalmente deallenato. È come se io, una volta ogni 10 anni, mi metto a fare 10 km di corsa, la sento pesante, ma non è pesante perché 10 km sono pesanti di per sé, ma perché sono deallenato. Esatto. Ma sono cose che purtroppo in Italia amiamo molto vendere, come dico io, e quindi ingabbiamo il bodybuilding in numeri per dare le formule magiche, ma non esistono formule magiche, solo
tanto tempo e tanta dedizione e amore per quello che fai, cioè non c'entra niente l'allenamento. E bello, la cosa bella è che tutto questo amore potrebbe portarti a nessun risultato, è quello che ti fa capire poi nel lungo termine se ti piace questo sport, perché ricordiamoci che poi con Etto Marco il palco canta, cioè quando sali ai giudici non frega un cazzo di come ti sei allenato, valutano quello che vedono e lì capisci che dieta hai fatto, se hai fatto il cheat meal, esatto. Se hai fatto dieta flessibile, l'importante è quello che porti sul palco, poi esatto. Come esatto, non interessa del tuo passato, se sei anoressico, bulimico, vegano, carnivoro, non ne frega un cazzo, cioè tu devi stare sul palco e essere forte e lì c'è poco da fare. Quindi, e poi non piacere, puoi essere il migliore in quel giorno e non piacere, quindi capisci che è qua, vedi, i ragazzi spesso cercano delle risposte giustamente, ma semplicemente nel bodybuilding molte cose resteranno per sempre senza risposta, secondo me, questo c'è da dirlo, perché è facile, cioè vedi, il discorso è questo: in Italia noi siamo abituati a delle risposte dirette, ma il bodybuilding è tutt'altro che scontato, cioè non esiste che io ti dia la formula, non esiste che io ti dica cosa succederà, non lo so neanche io, ma può darsi che la cosa più razionale che dovrebbe succedere non capiti, perché l'abbiamo visto, cioè le gare sono successe, poi le ultime gare ultimamente io ho visto dei verdetti non discutibili, senza alcun senso logico rispetto a quello che era la state, le linee guida. E allora certo. Cosa dici? Cioè, cosa dici? Come li prepari, ragazzi? I coach cosa devono dire, ragazzi, per giustificare un fuori dalla top 10? È cioè, colpa di Giuseppe. Colpa di Giuseppe. Colpa mia. Giuseppe, io se, per le prossime gare, se vanno male, farò proprio una storia su Instagram in cui dirò, ragazzi, purtroppo mi sono affidato a Giuseppe. È colpa sua, basta. Sì, ne dubbio, colpa del podio, però per dirti, ragazzi, nel bodybuilding veramente adesso si gioca a farlo facile, molto facile bodybuilding, sia gli atleti giocano a far facile bodybuilding, sia i coach giocano a fare facile i coach, sia i posing coach, ma il bodybuilding è tutt'altro che facile, cioè è veramente, ma non per noi sembriamo stronzi quando diciamo è per pochi, ma io non sono neanche nato per essere tra quei pochi, mi ci sono messo, cioè lo reputo uno sport per me perché lo amo, capito? Certo. Ma io non sono, io sono il povero stronzo che non è nato, io non merito di essere nel bodybuilding. Certo. Sto nel bodybuilding perché mi piace, però almeno so che quando vomito, vomito perché ho fatto gambe. E là, vedi, cioè, è una cosa particolare. Adesso basta prendere un coach famoso e dire io sono nel team del tale. Non è così. Cioè, non è così. Perché poi quando vai sul palco ti asfaltano. Cioè, il bodybuilding ti deve piacere, anzi io ti giuro, ma sai quando i ragazzi con un fisico di merda io stimo, perché si allenano, non sgarano mai piuttosto di altri, che hanno anche un discreto fisico ma sono delle persone di merda e non amano neanche allenarsi, cioè è come te lo vivi il bodybuilding, ma neanche per forza devi gareggiare, come ho detto l'altra volta, alcuni dei migliori atleti natural in Italia, che sono anche i miei amici, non gareggiano, cioè, per dirti, si allenano meglio di chiunque altro, che se questi volessero gareggiare... Ma guarda Luca Cavagna. Sì. Te Marco l'hai conosciuto, Luca a livello tecnico poi in allenamento è mostruoso, ne mette dietro tutto. Ho parlato anche ieri con la dieta che vuol mettere, insomma si sta facendo un po' la dieta, però cercare di aumentare il più possibile, no? Sì, sì. Che si domandava che come cazzo faccio io a mangiare così tanto e gli ho detto, abbiamo parlato un po' e cioè, infatti è uno dei punti di domanda il fatto che non voglia gareggiare, però da una parte sono stato bene così per i cavoli suoi perché mi piace vivere il bodybuilding in questo modo. E il suo obiettivo è vedersi meglio allo specchio, comunque perché gli piace proprio quello che è la disciplina. Sì. Però, sì. Dopo certo, se dovessero decidere poi di salire in pedana, farebbero il culo a tanti. Però se non è una priorità, è come dire... No, volevo fare un esempio un po' così, però non si può. Però è come se uno c'ha la ciolla di 30 centimetri, dice, perché non vai a fare i porno? Ma a me piace trombare con la mia donna, non mi interessa fare i porno. Cioè è la stessa cosa, no? Se uno capisci certo. Che meglio. Sugli esempi che arrivano, esatto. Ma come devi essere chiaro, devi essere più efficace. Ecco, però ecco, l'importante è che ognuno faccia del bodybuilding quello che lo rende più felice. Assolutamente. E Marco, te invece, per quanto riguarda il come hai imparato a spremerti? Stanno vivendo la sala pesi in tutti i modi possibili e immaginabili, cioè provando qualsiasi tipo di allenamento e uscendo comunque senza avere dei rimpianti, no? Cioè comunque tu devi uscire dalla sala pesi e anche dici, cazzo avrei potuto fare di più, se esci che avresti potuto fare di più va bene, può capitare perché non è che siamo delle macchine che ogni volta che si entra in sala pesi dai sempre il massimo, però
se comunque impari a entrare con un determinato mindset e a raggiungere sempre il cedimento, perché secondo me il cedimento muscolare, cioè se lo raggiungi te ne rendi conto, quindi raggiungere, secondo me quello che taglia la testa al toro è raggiungere sempre il cedimento concentrico, cioè quando raggiungi quello vuol dire che hai dato tutto per forza. Poi puoi arrivare anche al cedimento eccentrico, perché logicamente però lì bisogna vedere se c'è qualcuno che ti dà una mano facendo le negative eccetera. Però se uno taglia la testa, se vuole tagliare la testa al toro, io per esempio se voglio portare al, proprio oltre il cedimento muscolare, so che fin dove arrivo arrivo, fin dove arrivo arrivo. E poi fin dove arrivo arrivo, poi ecologicamente quando non ce la faccio più con il, con le esecuzioni appunto normali, quindi arrivo, se arrivo al cedimento tecnico, andando oltre devo per forza arrivare al cedimento contento, quindi se arrivo lì so che comunque ho dato tutto. Io credo una e cosa, se si riesce comunque a fare così in tutte le serie, in tutti gli esercizi eccetera, per me per forza esci da lì che sei, che sei assolutamente super... Però ci arrivi logicamente con il tempo, perché di testa è dura. Io credo che sia un problema più recente, nel senso che io vedo le persone che fanno queste domande sono persone che si sono approcciate adesso, quindi certo. Nel senso, io sono un filo più giovane, però sono cresciuto nell'ambito del Cavaliere Nero, dove c'erano tutto Massaroni che passava, Stefano Greco, Ruggero Di Clemente, eccetera. Voi comunque avete iniziato ad allenarvi in un contesto in cui non c'erano queste pippe mentali. Nel senso, nel bodybuilding spingi, punto. Adesso invece ci sono tutte queste idee, tutte queste alternative, eccetera, fittizie, che di nuovo io non capisco perché si vedono soltanto in Italia, e quindi la gente non riesce realmente a spremersi. Cioè, però è buono che si faccia delle domande. Proprio collegato a questo, un'altra domanda che volevo farvi, così sempre rimaniamo sull'argomento. Allenamento natural versus enhanced, ci deve essere davvero una sostanziale differenza? Secondo me no. Manco secondo me, zero. Secondo me devi spingere, è sempre personalizzare, non è questione di natural doped, è questione del soggetto. Io ho visto dei natural spingere molto di più di doped ipersupportati, cioè è molto questione di soggetto, ragazzi. Adesso, di solito male del mondo sui numeri, adesso si cerca sempre la soluzione che ti porta prima e con minor fatica all'obiettivo, ma in realtà non è così. Cioè, i natural più forti spingono come dei draghi, ma spingono forte. Cioè, sì. Guarda, ti giuro, io ho visto poi queste settimane, soprattutto, ne sto vedendo veramente tanti tra Pro League e Fit Italy. Io vi dico, ci sono atleti iper supportati che non hanno un fisico da supportati. Quando mi dicono cosa fanno, tu dici, ma che cazzo di mi pigli per il culo? È gente che può darsi... veramente fa alcune operazioni natural oppure veramente due cagate, come dico io, che li vedi allenarsi, perché poi sai, faccio posing e poi si allenano chi viene da lontano e questi tirano, ma tirano forte, è l'allenamento, è tutto allenamento, cioè sì. Non c'entra un calcio, tu ti puoi fare anche 30 farmaci contemporaneamente ma non spingi, ti fai solo che del male, è meglio che stai fermo. Ma guarda, io la cosa che stavo riflettendo l'altro giorno, la cosa che mi fa ridere è che abbiamo intervistato tantissimi atleti e si possono trovare decine di interviste di atleti che parlano di questo argomento, e tutti gli atleti enhanced, ok, di alto livello, dicono che sostanzialmente tra natural e non c'è differenza nell'approccio. Ovviamente la differenza in sala la fai, nel senso che quando sei enhanced carichi di più, riesci a avere sicuramente dei vantaggi di performance, però diciamo la scheda su carta, quello che devi dare eccetera, devi dare sempre il 110%. Mentre invece quelli che supportano l'idea che ci debba essere un allenamento distinto sono i natural, cioè sono persone che sono sempre state natural, che sono fanatici, se vogliamo, fondamentalisti natural, e che condannano i doped, insomma fanno la battaglia e tutto il resto. E la cosa che mi viene a ridere, ma nel senso, se tutti atleti che sono enhanced, quindi hanno avuto un periodo da natural e poi dopo hanno iniziato a doparsi, a prendere chimica e tutto il resto, ti dicono che non c'è differenza, tu che non hai provato entrambe le cose, non puoi dirlo. E il discorso è che la cosa che dicono sempre è che, e c'era un podcast bellissimo di Scott Stevenson, quindi non il primo scappato di casa, c'era lui che diceva, dovete considerare che l'atleta enhanced
Comunque, una serie portata a cedimento da un atleta enhanced, stesso grado di cedimento, è molto più pesante. Quindi sì, recupera prima, ma deve recuperare molto di più. Quindi alla fine le cose si bilanciano. Il natural è molto più predisposto a spingere tutto al cedimento, perché di base, per quanto può enfatizzare effort, cedimento, eccetera, i carichi sono quelli. Non avrà delle botte neurali così pesanti. Esatto. Ma poi sai, Ludo, cosa? In Italia, almeno da quello che vedo, c'è molta tendenza a mentire sui social. Cioè, io vedo per esempio atleti natural che si bombano, ma questo lo so per certo, e fanno i fighi che sono natural, facendo fanno passare... Fanno i fondamentalisti natural, è peggio. Esatto, fondamentalisti natural, così come atleti che, può darsi, non so, dicono di prendere poco, prendono tanto, cioè... È il bello che da casa ci credono. Io infatti ti giuro, ho passato questa settimana a spiegare che quella determinata atleta, quel determinato atleta non era natural, ma perché lo so di per certo. E perché poi i ragazzi da casa vedono quella foto, dicono: ah no, ma questo è natural, Giuseppe. Vedi che ha vinto contro lì. Dico: aspetta, di chi stiamo parlando? Perché stiamo parlando di uno natural che ha vinto contro i doped, io so che per certo è natural, te lo dico anche, ma stiamo parlando di uno che io so che l'hanno squalificato per doping l'anno prima e adesso fa passare per natural. A me mi sta sul culo. No, infatti è questo. Allora, mi fa ridere che, allora, se c'hai un atleta che è stato beccato all'antidoping, probabilmente non è natural, cioè nel senso, serve per quello. Se è stato beccato all'antidoping e è andato a gareggiare nell'altra parte del mondo, oppure è stato beccato al poligrafo e natural. Usciva, non è natural, ok? No. Sopra, se c'è un atleta che palesemente o virilizza o c'ha dei side pesanti, non è natural, cioè ragazzi... No, ma altra cosa importante, Ludo, fateci caso, in Italia va di moda, almeno questa è la domanda che mi fanno tutte le donne soprattutto, perché tra le bikini è la domanda più frequente. Ma giù, ma guarda, questa qui non è esasperata come fisico. Sì, ma non è che una bikini non si bomba perché non ha un fisico esasperato. Non è che il doping si manifesta con per forza massi iperboliche e tiraggi galattici, non c'entra nulla. Ma oltre a quello, ragazzi, considerate una cosa, riferito ai ragazzi a casa. Un atleta doped, ok? Questa è una cosa stupida, ma va detta. Su Instagram è ovvio che non vi dica che sei dopato. Cioè, mi viene da dire, cazzo, sei Nas... La polizia va a vedere Instagram. Sì, allora. E questo cretino dice: prendo questo, questo e questo, si trova a casa. Cioè, questo ripeto ai ragazzi: quando vedete un fisico e mi chiedete a me, ma perché non dice che dope? Perché lo arrestano? Perché di cazzo. Sì. No, dire. Ma aspetta, cioè, questo è anche un altro discorso che va fatto: è che tu metti un ragazzo di 13 anni, ok, 14 anni, 15 anni, quello che ti pare, che si iscrive in palestra. Lui segue ed ama atleta X, ok? Mario Rossi. Mario Rossi scrive che prende chimica. Il ragazzo, tempo 1-2 anni che non vede il risultato, inizia a prendere chimica, ok? Certo. Immagina che Mario Rossi, sempre dopato, non lo dica, ma ti dica, ti faccia passare dei messaggi su come allenarsi bene, su come mangiare bene, ok? Tutte cose che puoi fare. Non è, cioè, un conto è dire faccio il fondamentalista, io perché io sono natural, perché tutti i dopati devono morire, eccetera. Un conto è ti faccio passare dei messaggi importanti che tu a 15 anni, 16 anni applichi. Dopo 5, 6, 8 anni a un certo punto capisci che c'è la chimica di mezzo perché non sei deficiente. Bravo. E là fai la tua scelta, ma dopo 8 anni. Ludo. Cioè la gente deve capire questo. Uno... Ludo, la cosa, esempio stupido nel mio caso, io mi ricordo i primi anni che iniziai a prendere le riviste di Flex. All'epoca ci fu l'Olimpia del quando Schlienkamp fece quinto, che meritò il primo posto, non mi ricordo quando, nel 2002. Quando è arrivato quinto? Quando Gunther fece quinto, che Coleman fece primo e faceva cagare, misero secondo LeBron. Gunther quinto 2004? 2004, boh, quell'anno lì presi. Ma all'epoca non è stato quando fecero il Challenger Round? No, ancora prima, quell'anno lì mi ricordo non c'era Cutler, era il 2002. Perché il 2001 Cutler fu secondo, che meritava di vincere. Il secondo anno Cutler saltò, fece primo Coleman, che era liscio. Secondo Lebroni senza le gambe, terzo Cormier, quarto Dexter Jackson, quinto Gunther, che ci fu quell'anno lì mi comprai quella rivista e ci fu un articolo su Gunther. Dici, cazzo, che bello questo. Adesso, fighi, speriamo che negli anni mi piacerebbe diventare come questo. Negli anni, mi resi conto, dopo 2 anni... facendo 2 conti, perché sono una persona intelligente, dico, scusa, ma questo qui c'ha 38 anni ed è così. Io ce n'ho 23 all'epoca. C'è qualcosa che non va, perché questo qui a 23 aveva già vinto il campionato del mondo. Capito? Cioè,
là, se sei una persona intelligente, due conti te li fai, ma non è che Gunther su internet scrive io prendo questo, questo e questo. Se non sei cretino, ci pensi, Ragazzi, ci capito? sono un Manda sacco di un problemi, cioè il discorso che sono cose che non si possono pubblicare da nessuna parte, sono attività Bravo, illegali nella però maggior parte Ludo. dei paesi, cioè. Ludo, no, esatto. Però vedi, in Italia molti coach sfruttano la stupidità della gente per far credere che sia possibile. Perché se uno Sì. ti dice facciamo un bulk da 6.000 calorie da natural, per me non ha capito un cazzo. Perché dovrebbe dire che lui bulk da 6.000 calorie lo fa tenendo i tiroidei. E allora con l'insulina ne parliamo, però perché queste cose non le dice? Perché è un buffone, Ma vuole anche i vendere un CAT da qualcosa. 3.000, i CAT da 3.000 calorie, da Esatto. 1.000 Però grammi di vedi, carbo, sì, cioè, a poi me TIC e Eutirox, io tiro. è la serietà. Sì, però vedi, a me è la serietà, cioè nel senso tu puoi anche prendere quello che cazzo vuoi, ma hai una bella immagine, metti dei video allenamento in cui tiri come un drago, mangi bene, ci sta per i ragazzi imparare da uno così, ma se questo qui mi dice no, ragazzi, io non ho mai preso un cazzo, allora io mi sento preso per il Certo, culo. certo. Perché anche i natural forti, cioè anche lì vedi, ovviamente parlo da non esperto, da bazzicante delle gare natural da anni ormai. Allora, un natural, ragazzi, può arrivare a un tot di chilo, ok? Un tot di tonnellaggio. Non vedrete mai, ragazzi, un natural di 130 kg, porco Giuda. Quindi smettetela di crederci, cioè, non è una. Io non, ma anche in altri paesi del mondo, non ho mai visto un natural tirato a 130 kg, ma anche a 110. No, ma si tratta anche di usare un po' di logica. Pure l'atleta di bikini, no, di Quello, cui capito? parlavi. Discorso è, ragionate su questa cosa. Se tu hai un atleta di bikini di alto livello, ok, altissimo, che punta all'Olimpia, in cui comunque attorno a questa persona girano tanti soldi, perché tra Instagram, social, sponsor, cioè, girano soldi, ok? Siamo al top del bodybuilding, non è il calcio, però girano soldi. Ma è logico utilizzare un minimo di pad, cioè è la cosa più sensata. Ok, quel limite che non ti dà dei side, che qualsiasi cosa può essere recuperabile, se non sei stupido, non virilizzi la ragazza che è all'Olimpia, eccetera, come molti rischiano di fare, però è logico, come anche se a maggior ragione nello sport, nel calcio, se hai un atleta che, a cui attorno gira un sacco di cose, è logico che ci metti un'equipe medica accanto che gli gestisce l'utilizzo di pad. Ma è logico, Ma Ludo, ragazzi, ma è anti-aging, ovvio pad, di che come tutto. all'epoca che scoppiò il casino, sai, di Cannavaro nel Parma che fece il video con la siringhetta, fammi una pera di questo, ma cioè, ma lì fu un video shock come all'epoca del Piero che l'ha riempito. Ma io a me mi viene a dire scusa tanto, ma è ovvio che negli sport professionistici non stanno a dire qualcosa prendiamo, ma mi sembra ovvio. Sì. Poi ogni tanto viene fuori il povero cretino, tipo il povero Cristo di Schwarzer preso. E amen, come capo espiatore per far vedere che ogni tanto salta fuori qualcuno, ma per voi Bolt non piglia qualcosa. Ciao. Capisci? Però vedi, i ragazzi sognano quello, perché poi quando mi vengo, sento dei miei Guarda, amici che Giuse. fanno i 100 metri, miro più o meno a quei secondi, ma che cazzo stai dicendo? Sì, Sì. ok, la genetica, il fatto che Bolt corre scalzo da piccolo, era povero. Ma bello, ma beato lui, è predisposto, ma a quei livelli sono pieni tutti, ragazzi. Tim Montgomery era pieno. Cazzo, Miro seguiva nella preparazione il marito della Marion Jones che faceva il tiro al martello, il lancio del martello era pieno come un uovo. Cioè, Miro se lo disse in un podcast, sappiate che alla Marion la beccarono solo perché suo marito gli fece un dosaggio più alto, perché se lei avesse rispettato quei dosaggi che dicevo io, non l'avrebbero mai beccata, ma qui sono piene tutte. E riferendosi alle Olimpiadi di Atlanta, cos'era, 96, non mi ricordo, Sì, c'è per pure quel dirti. documentario Icarus, Bravo, in cui bravissimo. bellissimo, tra l'altro. Sì, Esatto, molto bello. però Sullo credere. scandalo del doping russo, doping di Esatto, Stato. però vedi, Sì. credere all'amore del natural bodybuilding fa bene, ma sono il primo da natural. Però mi faccio il culo per restare fedele all'ideale, ma non mai detto. Io natural lo faccio, sono natural, non faccio vedere che lo sono, capito? Così come un doped, fai il doped, porco Dio, passatemi il porco Dio. Se lo vedi che è 140 kg, è ovvio che è dopato, porco Giura, però non deve dirtelo perché è una scelta, non è un cazzo. Quindi ragazzi, come i vegani, non dovete dire al assassino che mangia i vitellini, non me ne frega un cazzo dei vitellini, mangio.
non dico invece, capito, non va giudicato, va vissuto il proprio stile di vita senza rompere il cazzo. Questo è il succo del podcast, lo possiamo intitolare così. Fantastico. Se, vi faccio un'ultima domanda, poi vi lascio andare, che è carina. Qual è che periodo di atleti del bodybuilding preferite e quali sono gli atleti che preferite? Flash. Ah, prima tu cos'è la prima parte della domanda? Qual è il periodo che preferite del bodybuilding e quali sono gli atleti che preferite? Allora, secondo me ultima parte anni 90, inizi 2000. Sì, anche secondo me. Lì aggiuntersi proprio da un punto di vista di condizione, linea, sviluppi muscolari, proprio in estetismi comunque pari a zero, comunque molto, molto meno di quello che è arrivato poi sì, agli inizi del 2000, quindi direi fine anni 90. Quando poi ha cominciato a vincere Coleman, per i primi 2-3 anni si ragionava ancora, dopodiché logicamente, come diceva Jay Cutler una volta in intervista, per star dietro comunque a Coleman, cercare comunque di battere Ronnie, si dovevano cercare delle masse muscolari che logicamente erano raggiungibili solo ed esclusivamente con una chimica veramente esasperata, che logicamente portava molti, ma molti sites anche a chi la chimica è portato a sopportarla, perché comunque anche quella genetica, cioè la genetica, giravano voci su dei cicli possibili che facevano appunto alcuni del panorama, insomma, internazionale più alto possibile, quindi il circuito Olimpia, che poi non so quanto fossero vero, ma che erano sopra i 10 grammi. Però i 10 grammi magari dati a una persona X che è portata avrà molti benefici, tra virgolette benefici appunto dal punto di vista fisico, estetico, e molti pochi sites, quindi molti pochi effetti collaterali. Bravo. Cosa che invece se magari la maggior parte delle persone si azzardasse anche solo andare alla metà di quello che vanno loro, sarebbero magari in una bara dopo 2 giorni. Quindi anche lì comunque si era esasperato veramente tanto. Non dico che alla fine degli anni 90 non si esasperasse, perché comunque già con l'avvento di Dorian, secondo me il bodybuilding è cambiato. Da quando Dorian ha cominciato a fare il cambiamento dal 92 al 93, lì veramente c'è stato un cambiamento in cui secondo me hanno detto ok, finché c'era Lee Haney, quindi molto più atletico, che tra l'altro è il mio mister olimpio preferito, mi piaceva tantissimo proprio dal punto di vista di linea, muscolari, proporzioni, mi piace tantissimo. Da lì però logicamente quando Dorian ha cominciato a avere quel cambiamento appunto dal 92-93, che non so se l'avete vista, che appunto i ragazzi a casa, voi due di sicuro sì, ma il paragone della Foundable Biceps di Dorian nel 92-93 sembrava un'altra persona, era veramente una cosa fuori da normale. Però secondo me i migliori atleti appunto erano classici Sean Ray, Kevin LeBron, piuttosto che Flex Wheeler, quelle annate lì secondo me erano le migliori. Sì, vero. E dal punto di vista dei migliori atleti per me nella storia, quindi i miei preferiti, come ho detto, Lee Haney è stato il mio mister olimpico preferito per tante cose insieme, poi Kevin Levroni, Sean Ray, mi piaceva tantissimo anche andando un pochino più indietro Francis Benfatto, Lila Brada, perché anche dal punto di vista del posing erano fantastici, era proprio, era arte, esatto, quella, cioè questa sì. Foto qua Ludo, sì. Cioè sì, se uno sì. Guarda la foto destra e sinistra, saranno passati 5 anni minimo, o forse 10, era passato un anno. Sì. Guarda la tricipite è imbarazzante. Sì, vabbè, ma tra tutto quadricipite, polpaccio, qualsiasi cosa. Sì. Era una persona, cioè per carità, comunque magari la prospettiva era leggermente vantaggiosa nella foto del 93, quindi era leggermente più vicino. Però comunque di base, anche se gioca un pochino la prospettiva, cioè il cambiamento fisico è stato assurdo. Cioè, non si sta parlando dello stesso atleta quasi. Sì, da lì diciamo quindi, hanno messo gli standard nuovi e tutti sono adeguati, non sì, sempre meglio. C'è proprio l'evoluzione del bodybuilding che dopo si è evoluta ancora di più con Ronnie. Ronnie del 98, 99, 2000, ancora, dopo ti chiede il 2000, 2001. No. È stato esplode nel 2003, incredibile. Quindi sì, quelli erano i miei atleti preferiti. Ti ho detto, Francis Benfatto, secondo me, è la perfezione fatta fisico. Cioè, bellissimo, elegantissimo quando posava, un vitino da Vespa, ventri muscolari, ancora
belli, però erano ancora in un'epoca in cui le preparazioni non erano così esasperate. Cioè, sì, l'esasperazione della condizione è arrivata, per esempio, con un Rich Gaspari, sì, che dicevano che fu uno dei primi a scoprire appunto i diuretici, utilizzare, esatto, portando appunto i glutei striati. E lì, quando uno ha cominciato logicamente a portare un nuovo standard, tutto il movimento è andato verso quella parte, allora lì si sono esasperate anche le condizioni. Infatti sono arrivate le prime morti da lì in poi. Esatto, esatto, ma perché logicamente è ovvio, cioè, tutti lo dicono che i farmaci più pericolosi nell'ambito bodybuilding sono insulina e diuretici, che sono quelli che possono comunque provocare la morte. Allora, anche gli altri, per carità, a lungo andare di sicuro non siamo qua a contare le favolette. Bene non fanno al fisico, perché comunque sono sempre dei farmaci che uno introduce nel proprio corpo non avendone bisogno, tra l'altro, perché le dosi comunque farmaceutiche, anche solo di alcuni farmaci che vengono utilizzati nel bodybuilding, che comunque essendo tutti farmaci, alcuni vabbè vengono dal ramo veterinario, però quelli che vengono utilizzati nel campo umano, per la dose appunto terapeutica si parla di un decimo, un ventesimo quello che prende, sì, un bodybuilder, quindi cioè, è una cosa fuori dal normale. Però insomma, possono comunque dare problemi nel lungo termine, mentre un diuretico, se preso sbagliato, subito può fare veramente, sì, sì, andare dall'altra parte nel giro di pochi minuti, poche ore. Stessa cosa l'insulina, se uno comunque va in coma glicemico, appunto per che va in ipoglicemia, eccetera, lì sono cazzi, lì uno può andare in coma e poi può sopraggiungere anche la morte. Quindi sono proprio due farmaci che per quello forse che poi sono sopraggiunte anche più morti, proprio perché sono stati introdotti determinati tipi di farmaci che erano pericolosi proprio anche nel brevissimo termine. Poi c'è stato molto il discorso del peso, che ha aumentato il peso in off season, perché poi molte morti ci sono, andato, in off season, in cui trovi gli atleti che per mesi, ogni anno, assurdi, cioè, ragazzi, 130 kg, infatti si parla di obesità muscolare, perché comunque sai, da livello cardiaco sono quelli, 130 kg, esatto, così sono 130 kg. Anche perché comunque i valori pressori sono alcuni dei valori che sono meno controllati nel bodybuilding. Sì. Uno, allora io dico, io per esempio faccio i controlli ematochimici più o meno una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, e penso di essere una mosca bianca perché non so quanti lo fanno. Però comunque uno cerca di logicamente controllarsi lì. Però se logicamente uno ha i valori ematici che sono perfetti, ma poi ha una pressione di 160-95 protratta per mesi, anche perché poi logicamente magari uno ha una pressione del genere, magari riposo la mattina e già comunque si sta parlando di ipertensione. Se uno ha una crisi ipertensiva, o comunque uno si deve immaginare anche durante l'allenamento, se io ho 150-95, a riposo, durante uno sforzo fisico, durante uno stacco con 250 kg, la mia pressione dove arriva? Esatto. Quindi protratto nel tempo, per i mesi, per gli anni, comunque l'irrigidimento delle arterie è scontato, perché è ovvio, cioè con una pressione arteriosa così alta c'è comunque tanti di quei effetti collaterali che non si può neanche immaginare, appunto tra i quali l'irrigidimento delle arterie, che poi appunto provocano anche danni cardiovascolari, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, come si parlava anche appunto il dottor Silvestrini, che è anche il mio cardiologo, ma penso che sia il cardiologo della maggior parte dei bodybuilder in Italia, non solo in Italia, diceva che, adesso non mi ricordo se era in un podcast con forse appunto Gabriele, con Trapani, diceva che la pressione è uno dei valori più sottovalutati dei bodybuilder. Anche Gariboldi, per esempio, lo diceva lui in una diretta che fece, forse mi pare, con Pitalis, con Giorgio, e in cui diceva che ci sono appunto bodybuilder di 110-120 kg che dicono, sì, io ho 160-90 di pressione, ma è normale perché sono grosso e pesante. No, non è normale. Non è una cosa normale che dopo tu magari abbia la pressione un pochino più alta perché sei più pesante, ci può anche stare, però non di determinati valori. Esatto. Cioè, è come dire, tanto stronzate, ho il colesterolo a 500 il totale. È normale, sì, per carità, sarà anche normale, però non deve essere così, cioè esatto, devi sistemare se non vuoi incorrere in problemi. Quindi ecco, da lì, però ecco, la base. Il periodo è quello, comunque sì, concordiamo un po' a tutti. Secondo me l'era migliore, i miei bodybuilder preferiti quali erano? Wheeler, Ray, Lebrone, esatto, migliori.
Bene ragazzi, io vi ringrazio, chiudo perché sennò non riuscirò mai a caricarlo, perché ho scoperto che quando superiamo un tot non riesco a caricarlo su Spotify, e niente dai, rimandiamo al prossimo podcast. Yes. Però sta cosa del bodybuilder preferito dell'era preferita dobbiamo tenerla, perché ho visto sì, Giuseppe sì, come un bambino che era lì a aspettare la caramella per questo. No, ma sai cosa? A me è molto facile, a me piacciono le tette proporzionate, perché sono un estimatore dell'assenza di punti deboli, quindi Ray e la brada su tutti. Allora vi dico questo, facciamo così, il prossimo podcast facciamo gli atleti preferiti, ci mettiamo che li prendiamo, prendiamo le foto, le vediamo e ci facciamo proprio il carrello storico, che ne pensate? Sì, dai, ci divertiamo. Dai ragazzi, vi ringrazio come sempre. Yes, dai, alla prossima ragazzi. Alla prossima. Ciao. Ciao.